Quindi vi ringrazio ancora di cuore per voi, anche che abbiamo menzionato poco, sono state importantissime le scuole di Santa Caterina, sua Villa Vecchia, perché sono state disponibilissime. Siamo sempre con stato proiettore del TEB ed è una presenza, diciamo, costante ma nascosta. Grazie davvero e buona giornata. Bene, buon pomeriggio a tutti. Io sono veramente ammirato per due cose. Primo, per la vostra presenza così numerosa, è stata numerosa a Villanova e forse ancora più numerosa oggi, e questo è ovviamente un segno di notevole interesse nei confronti di questo oggetto che è la Sindone, e soprattutto del messaggio che la Sindone ci regala ogni volta che la guardiamo e cerchiamo di approfondirne le conoscenze. Sono ammirato ovviamente anche per il luogo in cui ci avete ospitati. La chiesa di Villanova è meravigliosa e qui ci troviamo un po' un luogo altrettanto, se non più meraviglioso. Io direi che non è solo la cosa più bella della provincia di Cuneo, ma una delle cose più belle di tutto il Piemonte. E veramente parlare in un luogo del genere fa allargare il cuore e probabilmente a me dà anche il senso, l'idea di essere in qualche modo in collegamento con le generazioni che ci hanno preceduto e che condividevano con noi questa devozione verso la Signora, in modo sicuramente diverso, perché io soprattutto, visto che dovrò parlare delle ricerche scientifiche, queste hanno caratterizzato i tempi più recenti. Prima della prima fotografia del 1898 praticamente non si parlava ancora di ricerca nel senso moderno del termine, ma questo non vuol dire che non ci fosse un interesse profondo nei confronti della Sindone, ne parlerà il professor Zaccone più tardi. Quindi sentiamoci proprio con un filo di collegamento con le generazioni che ci hanno preceduto e che andavano anche loro a Torino, partendo da questi luoghi in occasioni delle ostensioni della Sindone, che avevano ovviamente caratteristiche molto diverse da quelle attuali, ma per le quali evidentemente la devozione e l'amore verso questa immagine era simile a quello che proviamo noi oggi. Bene, allora io ovviamente non ripeterò la descrizione della Sindone di cui ho detto a Villanova, anche se è probabile che ci siano in mezzo a voi alcune persone che non c'erano un mese fa, però penso che le conoscenze relative a quello che c'è su questo telo siano abbastanza comuni e quindi sia comunque possibile poi riprendere questo discorso. Però vorrei solo dare due informazioni proprio organizzative, visto che sono utili a tutti, e l'ostensione che sta per iniziare, e siamo proprio ad una settimana, proprio vicino all'inaugurazione, siamo esattamente ad una settimana scarsa dall'inaugurazione di questa nuova ostensione, che sarà la seconda più lunga della storia e durerà 67 giorni, si aprirà domenica prossima e si concluderà il 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista, il patrono di Torino, e sarà di solo qualche giorno più breve di quella del 2000. E tutti sappiamo che il motto che l'arcivescovo di Torino, Monsignor Losiglia, e che in quanto tale è anche il custode pontificio della Sindone, ha voluto per questa ostensione, l'amore più grande, una frase tratta dal Vangelo di Giovanni, che vuole proprio sottolineare il nucleo del messaggio che emerge dall'impronta che vediamo sulla Sindone. Vi dico solo due informazioni proprio tecniche. È ovviamente gratuito e chiunque può venire a Torino a venerare la Sindone, ma è indispensabile prenotarsi, non solo per i gruppi ma anche per i singoli, perché questo è l'unico modo che eviterà delle lunghe code. La prenotazione la si può fare molto semplicemente andando sul sito www.sindone.org, che è il sito della diocesi di Torino dedicato alla Sindone. Si può scegliere il giorno e l'orario, arriverà poi a casa per mail una specie di biglietto di ingresso che vi precisa la prenotazione fatta, e dal momento in cui entrerete nel percorso, si parte dall'inizio di Viale dei Partigiani, subito dietro il Teatro Regio,
più o meno in un'ora completerete il percorso che si svilupperà attraverso i giardini reali, ci sarà una sala di preletture e poi si entrerà nella cattedrale dalla navata di sinistra per poi uscire da quella di destra. Ti ricordo comunque che dalla navata centrale sarà sempre possibile entrare in qualunque momento di ogni giorno senza prenotazione, rimanendo ovviamente ad una distanza maggiore dalla Signore, ma darà la possibilità, mentre il passaggio ufficiale davanti alla Signore, la permanenza durerà qualche minuto, dipende anche dal momento della giornata e dall'affluenza dei pellegrini in quel momento, ma saranno comunque pochi minuti. Invece nella navata centrale si potrà rimanere anche ore in preghiera, in meditazione, in riflessione. Davanti al Duomo ci sarà una struttura, la cosiddetta penitenzieria, nella quale sarà possibile confessarsi in varie lingue, e quindi ci sarà tutta una serie di attività diciamo così correlate, così come ad esempio lungo il percorso di avvicinamento al Duomo ci sarà la possibilità di meditare, di riflettere sui principali santi piemontesi, certamente non posso in testa visto che l'ostensione è stata indetta per il bicentenario della sua nascita, ma non solo, la nostra regione è per fortuna una delle più ricche di grandi uomini e donne che hanno segnato la loro vita con una fede così viva e intensa da essere elevati all'onore degli altari, e non solo nell'Ottocento ma continua anche nel Novecento e anche in questo nuovo secolo. Quindi sarà un'occasione anche per meditare e per riflettere su questa bella realtà della nostra regione. E c'è anche un numero specifico per prenotare la visita per disabili, perché per di più quest'anno ci saranno due centri di accoglienza, uno al Maria Adelaide e uno al Cottolengo, che saranno al servizio dei malati e dei disabili che arriveranno anche da lontano, dove sarà possibile pernottare, consumare i pasti e poi essere accompagnati all'ostensione. Ecco, tenetelo presente perché è un servizio importante, visto che il nostro arcivescovo ha voluto che fossero due le categorie di persone alle quali l'ostensione è in qualche modo dedicata in modo speciale: i giovani innanzitutto, perché siamo nel centenario di Don Bosco e di conseguenza i giovani sono coloro ai quali Don Bosco ha dedicato tutta la sua attività pastorale, tutta la sua vita, ma anche i malati e i disabili. Ecco il motivo di queste scelte. Ecco, veniamo all'oggetto dell'ostensione, quindi del nostro pomeriggio. La Signore qui la vedete come la vedremo nell'ostensione che sta per iniziare, qui la vediamo come invece l'abbiamo vista nelle ostensioni precedenti il 2002, cioè quelle antecedenti l'ostensione del 2000. La differenza consiste nel fatto che nel 2002 è stato completato un lungo lavoro che è durato una decina di anni, che ha cambiato in modo radicale il modo di conservare la Signore. La Signore è stata conservata per secoli, piegata in vari modi, poi per altri secoli arrotolata su di un cilindro, ora invece è conservata completamente distesa in una grande teca che la mantiene nelle condizioni climatiche ideali. Non è più in atmosfera ma in gas inerte, l'argon, e inoltre queste toppe che qui si vedono chiaramente cucite per chiudere i buchi provocati dall'incendio di Chambéry del 1532 non sono più presenti, in quanto sono state tolte poiché non solo non servono più ma erano dannose per una buona conservazione. Ecco perché dallo stesso anno del 2010 in poi la Signore non si vedrà mai più come ve l'ho fatta vedere un attimo fa, ma la si vedrà così, cioè con i buchi provocati dall'incendio di quasi 500 anni fa ben chiaramente visibili e nudi, e attraverso i buchi il nuovo telo di sostegno che è stato cucito sotto la Signore in sostituzione di quello cucito dalle suore Clarisse di Chambéry nel 1534. Ecco, già l'altra volta ho fatto riferimento ad una bellissima riflessione e meditazione che San Giovanni Paolo II tenne a Torino nel suo ultimo viaggio che nella nostra regione il 24 maggio 1998, proprio in occasione dell'ostensione di quell'anno. E già l'altra volta utilizzai una sua definizione della Signore, e vi consigliai di andarlo a rileggere questa meditazione, senza nulla togliere a quella tenuta da Papa Benedetto nel 2010 o da Papa Francesco nel 2013 in occasione della ostensione televisiva, ma questa riflessione è veramente, secondo me, uno dei testi più belli mai scritti sulla Signore,
che legge la sindone sotto tanti punti di vista, e una di queste definizioni è un po' il punto di partenza della nostra riflessione di oggi. La sindone è provocazione all'intelligenza, così intendeva dire il Papa. Intendeva richiamare il fatto che la sindone, pur essendo un oggetto apparentemente semplice e banale, un pezzo di tela con delle macchie sopra, macchie che abbiamo visto la volta scorsa a Villanova, che ci fanno riflettere, e il loro studio dettagliato e analitico ci permette di comprendere molte caratteristiche di questo telo e soprattutto dell'immagine che vi è impressa. Sta di fatto però che, pur essendo all'inizio del terzo millennio, e ho voluto per questo sottolinearlo nel titolo, in un'epoca in cui siamo convinti, più a torto che a ragione, di poter spiegare se non tutto, quasi tutto, un oggetto così apparentemente semplice e banale sfida l'intelligenza degli uomini, degli studiosi del XXI secolo. Perché? Perché questa impronta pone ancora molte domande, fa sorgere dei dubbi, delle incertezze che non siamo in grado, o almeno per il momento non siamo ancora in grado di risolvere in modo definitivo. All'inizio, nell'introduzione, è stato auspicato che potessimo dare la risposta definitiva alle domande che la sindone pone. Mi piacerebbe tanto poterlo fare, temo di non poterlo fare, almeno per il momento, ecco, nel senso che, questo la provocazione all'intelligenza, nel senso che vi sono ancora diverse domande che invece necessitano di ulteriori indagini, di ulteriori studi. Ecco, in quell'occasione il Papa diede una specie di decalogo agli studiosi e agli scienziati. Innanzitutto disse chiaramente, ed è una cosa che è scritta, chiara, evidente, ma mi tocca spesso doverlo ripetere, soprattutto a giornalisti che dicono: ma come mai la Chiesa mi impedisce le analisi, si pone in contraddittorio con gli scienziati? È completamente falso. Il Papa disse: non spetta alla Chiesa studiare la sindone, perché il compito della Chiesa è un altro, il suo mestiere è un altro, spetta agli studiosi, agli scienziati. E lo disse in un modo così chiaro, evidentemente quando le cose sono troppo chiare si fa difficile a capire, si ha problemi a capirle, si capiscono meglio le cose dette in modo oscuro. Questo era detto in modo così chiaro, vabbè. Però aggiunse: la Chiesa esorta gli scienziati ad affrontare lo studio della sindone senza posizioni precostituite che diano per scontati i risultati che tali non sono. Voi direte: beh, che è una cosa ovvia, deve valere per qualunque ricerca scientifica, storica, seria. Siamo d'accordo, ma succede sempre così davvero? O invece molto spesso le conclusioni sono forzate, sono inquinate dal desiderio di dimostrare a tutti i costi quello che io penso o quello che io sono convinto sia? Invece la ricerca seria non deve essere così, deve essere votata all'unica cosa importante, la verità. Adesso che se possibile raggiungerla, chiaramente, ma se non sono in grado di raggiungerla devo dichiararla, non devo falsare il mio ragionamento logico. E questo capita, ahimè, in tanti settori e anche nello studio della sindone. Ecco perché il Papa ritenne importante sottolinearlo e aggiunse: invita gli scienziati ad agire con libertà interiore e premuroso rispetto sia della metodologia scientifica, che significa quello che abbiamo detto prima, ma anche della sensibilità dei credenti, che sta semplicemente a significare che la tradizione secolare identifica questo telo, questa immagine, non con quella di uno dei tanti grandi uomini del passato, non so, pensate ad Amurabi, a Tutankhamon, a Giulio Cesare, mettete chi volete, ma a un altro grande uomo che per qualche miliardo di persone ancora oggi era qualcosa più di un grande uomo, era il figlio di Dio, morto e risorto. Ecco allora che la sensibilità dei credenti non può essere dimenticata. E se ci facciamo un piccolo esame di coscienza, il Papa in questi ultimi giorni e settimane ce l'ha ricordato più volte, oggi non siamo tanto capaci a rispettare la sensibilità degli altri. Il nostro punto di vista spesso diventa un qualcosa di assoluto e nascono quei fondamentalismi che fanno sì che tutti coloro che la pensano diversamente da noi debbano essere considerati perlomeno cittadini, uomini di serie B, quando non uccisi. E non è il caso che aggiunga nulla, sappiamo tutti cosa sta accadendo. E il Papa ci ricorda che
è grave non solo commettere questi gesti, ma anche fare, come spesso si fa, coloro che ci passano sopra, il nostro modo di far finta di nulla, ecco. E quindi questo richiamo ci aiuta anche a riflettere sul nostro modo di affrontare la realtà del mondo che ci circonda oggi, quindi non sono problemi che riguardano solo un lontano passato, riguardano il nostro mondo di oggi non meno che il mondo dei secoli precedenti al nostro. Ecco, la storia scientifica della sindrome, ne accennavamo già a Villanova, praticamente parte con la prima fotografia del 1898, quando l'avvocato Secondo Pia scattò questa fotografia con questa macchina fotografica che, come vedete, non era né digitale né tascabile. E se avesse avuto il direttore del museo avesse dato la possibilità di portarla qua oggi, avrebbe occupato aperta un buon terzo di questo tavolo. Però era sicuramente una macchina di alto livello tecnologico per l'epoca, e questa prima fotografia permise di scoprire quella negatività delle impronte di cui già abbiamo accennato a Villanova, e non sto a tornarci su, ma permise anche di iniziare gli studi non solo dal punto di vista, così diciamo, dell'analisi visiva, del poter avere sotto mano un'immagine da poter vedere sempre, non solo e anche velocemente durante le rare ostensioni che già si erano diradate notevolmente nell'Ottocento, ma per incominciare a studiare nei dettagli la sindrome. La volta scorsa abbiamo visto l'analisi medico-legale, è stato ricordato che abbiamo fatto una specie di autopsia dell'uomo della sindrome. Bene, oggi vorrei iniziare con un altro grosso, anzi forse il più grosso problema legato alla sindrome. Abbiamo detto la volta scorsa che sulla sindrome c'è l'impronta di un essere umano, una doppia impronta, quella frontale e quella dorsale, e la sua analisi dettagliata ci fa ritenere altamente probabile che si tratti realmente di impronta lasciata da un essere umano. Abbiamo visto poi che le considerazioni fatte ci hanno permesso di ritenere altamente probabile che sia proprio quel Gesù di Nazareth di cui ci parla la storia, in particolare i Vangeli. Ma come si è formata questa impronta? È così normale, così ovvio che il corpo avvolto in un telo lasci un'impronta? E avevamo già osservato la volta scorsa che lasci delle macchie di sangue, una cosa piuttosto logica. Quando io mi inserisco un dito e ci metto il cerotto, è ovvio che poi sul cerotto si depositerà anche una parte del sangue che è uscito dalla mia ferita, ma non rimane l'impronta del mio dito. E allora come può essere accaduto ciò? E allora ecco che questa prima fotografia diede il via agli studi scientifici veri e propri. E il primo libro scientifico vero, moderno, scritto sulla sindrome, risale al 1902, quindi più di 100 anni fa. L'autore è un biologo francese, Paul Vignon, e questo è un schema tratto da questo libro, che ci fa capire come già allora il problema gli studiosi se l'erano posti e come. E avevano ragionato su due cose sostanzialmente. Primo, sul fatto che l'immagine che vediamo sulla sindrome non è omogenea. Ci sono delle zone dove è più intensa, altre in cui lo è meno, altre in cui invece scompare totalmente. Quindi, evidentemente, il modo con il cui questo corpo ha lasciato la sua impronta dipendeva da certi fattori, da certi parametri. E dato che la prima idea, la cosa più logica, è pensare che sia stato il contatto del corpo con il telo a generare l'impronta, e allora faceva venire in mente che evidentemente avrebbe potuto riprodurre fedelmente la forma e le caratteristiche corporee per il semplice fatto che c'era stato contatto fra il telo e il corpo. Ma non è poi così vero. Proviamo a immaginare un esperimento. Io mi coloro il volto con un colorante qualunque, poi prendo questo fazzoletto e lo distendo per bene e me lo appoggio sul volto. Schiaccio bene, supponiamo che io sia in grado, facendo le cose come si deve, di riprodurre le fattezze del mio volto in modo fedele su questo fazzoletto. Ma quando ve lo allargo, ve lo faccio vedere, come saranno le dimensioni del mio volto? Come le vedrete? Perfettamente con le stesse dimensioni? No, ovviamente più allargate. Perché? Perché il mio volto non è piatto, è una superficie curva. Se voi mi guardate e io vi chiedo qual è la distanza fra le mie orecchie, voi misurate questa. Ma questa non è la distanza fra le mie orecchie, è la distanza fra la proiezione delle mie orecchie su di un piano messo davanti alla mia faccia. La vera distanza fra le mie orecchie la calcolo prendendo un pezzo di spago
avvicinandolo a un orecchio, tendendolo fino all'altro, ma quando ve lo distendo e ve lo faccio vedere, la lunghezza sarà circa una volta e mezza rispetto a questa che voi avete calcolato, quindi enormemente più larga. Certo, perché questo tipo di deformazione è inevitabile quando abbiamo a che fare con una superficie curva come il corpo umano, in particolare un volto. Ma peccato che sulla sindrome l'impronta non è deformata. Pensate al volto, che è in particolare più facile da leggere. Il volto appare tutt'altro che deformato, sembra una vera proiezione ortogonale del corpo sul telo. E allora capirono che evidentemente ciò non poteva avvenire per contatto e doveva avvenire attraverso un processo a distanza. Ecco perché Paul Vignon scrive, mette questo schema nel suo libro, dove però aveva già compreso la difficoltà. Infatti parla di un'azione prodotta a distanza a partire da un punto, immaginiamo un punto del corpo, su un piano, cioè su una superficie piana, rigida. E allora, chiaro, se io immagino che A sia il punto del corpo, sì, su un pezzo di sindone, allora è ovvio che nel punto B, che è più vicino ad A, l'impronta sarà più intensa. In C, che è un po' più lontano, un po' di meno, e D un po' di meno, e in F niente, perché sono troppo lontani. Ma questo funziona solo se io immagino che il telo sia rigido. Ma il telo rigido non è. E per quanto io possa immaginare di appoggiare su di un corpo un telo, per quanto mi sforzi seguirà i lineamenti del corpo e quindi la curvatura del corpo. E questo lo si verifica già nei primi esperimenti che furono fatti per poter ottenere un'impronta da un cadavere. Innanzitutto si resero conto che mettendo semplicemente il cadavere nel telo non succedeva nulla. Allora provarono a utilizzare sostanze come sangue e sudore sul cadavere, aloe e mirra sul telo, per generare reazioni chimiche capaci di colorare il telo in certi punti e non in altri. Si resero anche conto che era necessario fare esperimenti in un ambiente con alta umidità relativa per favorire queste reazioni chimiche. Ecco, quello che vi faccio vedere è uno degli risultati di un esperimento. Questa non è una fotografia del volto del cadavere, una fotografia della traccia lasciata dal volto di un cadavere su di un telo, positivo e negativo affiancato. Come vedete, la qualche impronta si è ottenuta, quindi vuol dire che queste reazioni chimiche in realtà avvengono. Però, oltre alle differenti caratteristiche così di dettaglio che sulla sindrome sono estremamente sfumate, qui non lo sono, però guardate il nasone di quest'uomo. Doveva avere un naso enorme, non è vero. È semplicemente successo quello che dicevamo prima, cioè il telo ha seguito i lineamenti delle narici e ne ha raccolto l'impronta. Quando io allargo il telo è chiaro che le narici tendono ad allargarsi e a generare un naso più largo di quanto si valuterebbe guardando il volto di quest'uomo. Ecco che quindi l'ipotesi del contatto è un'ipotesi che non funziona. E gli studi proseguirono, altre ipotesi furono fatte e altri esperimenti, perché è ovvio che io posso fare tutte le ipotesi che voglio, ma nel momento in cui voglio dimostrare che la mia ipotesi funziona, devo usare il metodo che ci ha insegnato Galileo, cioè il metodo sperimentale. Devo ottenere sperimentalmente un risultato, in questo caso un'impronta a partire da un cadavere su di un telo, e questa deve avere le stesse identiche caratteristiche dell'impronta che vediamo sulla sindrome. Se riesco a farlo, ci ho azzeccato, evidentemente la mia ipotesi funziona, ma se non riesco vuol dire che la mia ipotesi non funziona, devo cambiarla, devo sostituirla con un'altra. Ecco, è importante quindi, per poter capire se le ipotesi fatte, e sono veramente molte in questi 100 e più anni di studi, per poter giustificare il modo in cui si è formata questa impronta funziona o meno, è necessario conoscere bene le caratteristiche che possiede l'impronta della sindrome. Per fare questo dobbiamo fare un salto nel tempo e giungere ad una data molto importante per la storia della sindrome, l'8 ottobre del 1978, e si è appena conclusa da qualche ora l'ostensione più affollata della storia, sembra 3 milioni e mezzo di persone entrarono nel Duomo di Torino per vedere la sindrome, anche perché erano passati più di 40 anni dall'ultima ostensione, quella del 33. E al termine dell'ostensione, per 5 giorni e 5 notti, 120 ore consecutive, la sindrome viene messa a disposizione di un gruppo di 44 scienziati provenienti da diverse nazioni al mondo, ma il gruppo più numeroso proveniva dagli Stati Uniti e aveva addirittura formato un'associazione chiamata lo Shroud Turing Research Project. Quindi vediamo in una sala di Palazzo Reale adiacente alla cappella della sindrome,
mentre stanno posizionando la sindone su di un tavolo appositamente costruito per poterla studiare. Ecco, questa è una delle analisi che questi studiosi stanno facendo, con strumenti ovviamente all'avanguardia per l'epoca. Oggi andrebbero bene in un museo, perché sono passati più di 30 anni e di conseguenza è chiaro che gli strumenti, la tecnologia ha fatto dei passi da gigante rispetto al 78. Ecco, che scopo avevano questi studiosi? Ecco, io all'epoca ero troppo giovane, come anche Gian Maria Zaccone, per poter avere rapporti con loro e poterne parlare, ma poi negli anni che successivi abbiamo avuto modo di poter discutere con alcuni di loro, e la loro intenzione era abbastanza ovvia. Allora, non era mai stato fatto uno studio così analitico su questo tema. Allora, era l'occasione per farlo. Allora, sicuramente dove ci sono delle tracce, macchie di sangue e impronta corporea, ci sarà qualche sostanza che ne è la causa. E andiamo a prelevarla, la analizzeremo in laboratorio e capiremo una volta per tutte di cosa si tratta. Mi sembra abbastanza logico, una operazione del genere. Abbiamo gli strumenti e le conoscenze per farlo, facciamolo. In realtà ebbero ragione per certi versi ed ebbero torto per altri. Ma questa analisi fu importante perché? Perché permise, e anticipo quello che poi dirò dopo, permise non di scoprire il modo in cui le impronte che vediamo sulla sindone si sono formate, ma permise di caratterizzare l'impronta della sindone in un modo analitico e dettagliato come mai prima era stato fatto. E questo è fondamentale per poter verificare quelle ipotesi che abbiamo detto molti studiosi, e non solo nel passato ma anche oggi, immaginano che possa essere la causa della formazione dell'impronta. Allora, io faccio un'ipotesi, ottengo un'impronta in laboratorio a seconda, in base al fenomeno che io ho ipotizzato, e poi la metterò a confronto con quella della sindone. Ma il confronto non può essere solamente visivo, ti assomiglia, perché è soggettivo. A me sembra molto somigliante, a lui può sembrare un po' di meno, all'altro per nulla. Abbiamo bisogno di metodi e di parametri oggettivi, e allora se io conosco dei dettagli, le caratteristiche chimico-fisiche, biologiche del telo, potrò metterlo a confronto con i risultati sperimentali per stabilire se questa ipotesi funziona sì o no. E quindi quando ci troviamo di fronte a ipotesi come queste, questi sono dei ritagli di giornale che io ho semplicemente scannerizzato e messo sulla slide, quindi non ho modificato nulla, leggiamoli. Il primo: la sindone è un fascio del 300, realizzato un clone del telo custodito a Torino, obiettivo dimostrare che poteva farlo un artigiano medievale. Darsi che sia un fascio del 300, e se io riesco a partire dalle conoscenze che aveva un artigiano medievale a ottenere un'immagine veramente uguale, ho dimostrato che la cosa era assolutamente fattibile ed è molto probabile che sia accaduto così. Seconda ipotesi: così Leonardo creò la sindone. Il maestro usò un ferro arroventato, oggi diremmo un pirografo, e disegnò sulla tela il suo autoritratto. Perché no? Leonardo era un genio e poteva anche farlo. Quindi vedete che qui ci sono delle ipotesi su come si può essere formata questa impronta, che però hanno bisogno di essere verificate sperimentalmente. Allora, questi studiosi hanno ottenuto delle immagini. Adesso la prima è stata provata in un laboratorio dell'Università di Pavia nel 2009. La seconda ha qualche problemino storico, perché noi siamo certi che la sindone, che a metà del XIV secolo era mostrata alla venerazione dei fedeli nella città di Lire, a 150 km da Parigi, è la stessa che oggi cosa arrivato lì. Leonardo, ahimè, nasce un secolo dopo. Quindi è un po' difficile pensare che l'abbia fatta prima di nascere. Vabbè, però se no l'ha fatto un altro. Leonardo in questo caso funziona come il prezzemolo, no? C'è qualcosa di stravagante da immaginare che sia stato fatto in un'epoca in cui non lo poteva usare. Usiamo il nome di Leonardo, che va sempre bene, come oggi usiamo quello di Einstein, che va sempre bene per giustificare anche cose di cui non si è mai potuto occupare perché è vissuto troppo tempo fa. Chiusa la parentesi, possiamo verificare. Adesso vi faccio vedere il risultato della prima ipotesi. Sulla destra vediamo l'impronta della sindone, sulla sinistra vediamo l'impronta ottenuta da questo chimico dell'Università di Pavia. Beh,
se la guardiamo così non è male, ci assomiglia abbastanza. Vuol dire che i buchi non sono uguali, quello è meno, ovviamente, però l'impronta c'è ed è anche abbastanza così, ha caratteristiche della leggerezza e della non perfetta determinazione che ha l'impronta della sigla. Ci verrebbe da dire ci ha azzeccato, però abbiamo detto prima che non possiamo fermarci ad una valutazione visiva, dobbiamo andare più a fondo. Allora, le caratteristiche chimico-fisiche di questa immagine ottenuta in laboratorio con la tecnica utilizzata da questo studioso, che cosa ha fatto? Ha preso un corpo nudo, non l'ha colorato per evitare le deformazioni di cui parlavamo prima, ci ha messo sopra un telo, poi con un tampone sporco di ocra l'ha così tamponato dall'esterno, così ha tenuto sotto controllo meglio le caratteristiche anatomiche, poi ha tolto il corpo, ha lavato in acqua il telo in modo tale da asportare le parti eccessive di ocra, lo ha invecchiato artificialmente con sostanze chimiche e poi vi ha aggiunto le macchie di sangue, ha usato un colorante, ma se avesse potuto usare sangue vero, cambia niente. E il risultato, vediamo, non è male. Certo, le macchie sono molto rosse, ma è evidente che se anche avessimo usato del sangue recente sarebbero molto più rosse di quelle sulla sigla, dove il sangue invece è vecchio di secoli e secoli. Ebbene, come fare per verificare se questa operazione funziona, cioè se questa impronta veramente corrisponde a quelle della sindone? Dobbiamo conoscere a fondo le caratteristiche dell'impronta della sindone. E allora adesso vi faccio vedere un paio di immagini ottenute con un normalissimo microscopio ottico, di quelli che usano anche i nostri ragazzi nelle scuole superiori dotate di laboratorio di fisica. Ebbene, incominciamo a vedere cosa succede quando andiamo a esaminare una macchia cosiddetta ematica di sangue. Come vedete si vedono bene i fili di sindone e si intravedono anche le fibre. Sono circa 200 attorcigliate che compongono un filo, come succede in ogni filato. Ma anche un bambino capirebbe che ci sono delle crosticine, sono quelle che sono sempre state interpretate come crosticine di sangue, ma essendo del materiale che si è depositato sul telo non hanno avuto problema nel 1978 gli studiosi con delle pinzette andarle a prelevare, staccare, mettere in una provetta, portarle in un laboratorio. Sono state fatte analisi sia a Torino sia negli Stati Uniti, il risultato è veramente sangue, è sangue umano ed è, si comporta come sangue di gruppo. Perfetto, era proprio quello che gli studiosi cercavano. Inoltre, e questo l'abbiamo verificato ovviamente solo nel 2002, quando abbiamo, come vi ho già detto, staccato il telo di supporto che sosteneva la sindone e quindi per la prima volta visto il retro della sindone, che per 500 anni circa era rimasto coperto, quindi invisibile. Ebbene, dove sul davanti c'era macchia di sangue, anche sul retro c'era macchia di sangue. Logico, il sangue è fluido. Se io oggi a pranzo mi fossi macchiato di ragù la mia maglia, vedreste una bella macchia qua davanti, ma se io ve la girassi al contrario la vedreste forse un po' meno intensa anche dietro. Adesso cambiamo scena, passiamo dalla macchia di sangue alla impronta del corpo. Beh, le cose cambiano, cambia il colore, non è più un rosso carminio ma è un giallo ocra, ma cambia soprattutto il fatto che non si vedono frammenti di materiale estraneo che si è depositato sui fili. Certo che i fili sono colorati, e in certe zone in modo più intenso, in altre meno, ma senza che vi sia, che la causa sia il deposito di materiale che li ha colorati dall'esterno, lasciando le sue tracce sul telo. Ed è questo che non si aspettavano quegli studiosi. Pensavano anche qui di poter prelevare il materiale, portando a Bartolo a studiarlo e capire di che cosa si trattava e quindi di quale colorante o di quale pigmento si trattasse. Non c'è traccia né di colorante né di pigmento, ma ci sono dei fili colorati, certo. Ma l'altra caratteristica interessante è che stavolta, se andiamo sul retro, non troviamo nulla. L'impronta sul retro non c'è, nonostante che qualche studioso stravagante sostenga che c'è, è una sua visione, è un suo effetto ottico. Non c'è. Perché non c'è? Perché se io vado a allontanare alcuni di questi fili
fibre colorate in modo da poter vedere le fibre che stanno al piano di sotto, immediatamente sotto, quelle sotto sono bianche, perché questo colore è penetrato nel telo per una profondità di qualche micrometro, cioè di qualche millesimo di millimetro. È estremamente superficiale questo colore, e questa è una caratteristica molto importante. Inoltre, se torniamo all'immagine precedente, qui vedete che ci sono delle tracce di sangue, perché sono delle zone in cui il sangue non c'è. Io sono sicuro che qualche secolo fa lì c'era molto più di sangue, ma immaginate quante centinaia o migliaia di volte la sede non è stata piegata, piegata, rotolata, rotolata. Ognuno di questi operatori qualche frammentino è saltato, per il crosticino è caduta e se n'è andata, ecco perché lì ci sono delle zone vuote. Ma vedete che dove non c'è la macchia di sangue, le fibre non sono gialle, sono bianche. Significa che lì l'impronta non c'è, è assente. Perché? Perché evidentemente in un primo tempo si è formata la macchia di sangue e in un secondo tempo si è formata l'impronta sul cuore. Per cui dove c'è la macchia di sangue non è riuscita ad interessare, a colorare le fibre del tessuto che erano protette, coperte dalle macchie di sangue. Per cui quando si è presa l'andato, non ha fibre della macchia di sangue. E anche questa è una caratteristica importante. Per necessità di cose, il nostro osservatore ci dice in modo così chiaro ed evidente che prima si è formata la macchia di sangue, si sono formate le macchie di sangue e in un secondo tempo si è formata l'impronta corporea. Ebbene, a questo punto che abbiamo raccolto questi dati, queste informazioni, torniamo alle nostre, all'analisi dei nostri manufatti. E qui vediamo come in questo caso, prima, la profondità dell'impronta è di gran lunga superiore a quella dell'impronta sulla simile, che è solo di qualche millesimo di millimetro, qui superiamo il decimo di millimetro. Inoltre, qui troviamo dove è stata usata l'ocra una notevole quantità di ossido di ferro sulla simile. L'ossido di ferro che è presente è in una bassissima quantità e c'è la stessa percentuale dove c'è l'impronta e dove invece non c'è nulla. E molto probabilmente il ferro è dovuto all'acqua nella quale è stata fatta macerare la fibra quando è stato realizzato il telo. C'è una quantità maggiore di ossido di ferro dove c'è il sangue, certo, è il ferro dell'emoglobina. Ma di conseguenza ne segue che quindi le caratteristiche chimiche sono diverse. Inoltre qui è stato per forza necessario prima realizzare l'impronta e poi aggiungere le macchie di sangue, esattamente il contrario di quanto vediamo sulla sindrome. Perché se prima fossero state realizzate le macchie di sangue, quando si andava a realizzare l'impronta tamponando con l'ocra si sarebbero rovinate e deformate le colature di sangue. E invece per poter evitare questo bisogna aggiungere il sangue alla fine. E lo stesso discorso accade nel caso del basso rilievo, cioè dell'uso del calore. Adesso lì pensavo ad un pirografo, ma altri cosa hanno usato? Hanno usato un basso rilievo metallico riscaldato in forno, poi su questo viene posizionato il telo, tenuto per pochi secondi in modo tale da non provocare eccessive bruciature, ed ecco che è ovvio che nei punti di contatto si può formare delle zone più scure che corrispondono alla lineamenti di basso rilievo metallico. Se ci mette un volto che somiglia a quello della sindrome, eccolo che salta fuori, ottimo. Ma anche lì, primo, la profondità è maggiore, le caratteristiche chimiche di queste zone bruciate non hanno nulla a che vedere con le caratteristiche chimiche dell'impronta della sindrome. Assomigliano alle zone dove la sindrome è stata bruciata dal centro di Chambéry, ma quella è un'altra cosa. E inoltre, anche qui è stato necessario prima realizzare l'impronta con il bassorilievo caldo e poi aggiungere le macchie di sangue, altrimenti quando si scaldavano le macchie di sangue il sangue si scioglie e ovviamente la forma del coagulo si perde. Quindi vedete che le caratteristiche sono completamente diverse, e allora queste due ipotesi, interessanti di per sé, non servono per spiegare l'impronta della sindrome, perché i risultati che si ottengono sono diversissimi, punto. E allora come si forma questa impronta? Voi potrete dire, ma speravamo di avere non delle ipotesi che non funzionano, ma ipotesi che funzionano. Potete dirmi, tu hai elencato solo ipotesi che non funzionano, ma io ho elencato le ipotesi che ci sono, che sono state fatte. Non me ne posso inventare. Quelle che sono state fatte non c'è nessuna che funzioni in modo completo. Se non si riesce a giustificare una caratteristica, se non si giustificarne una, non riesce a giustificarne l'altra.
prevedere quello che noi sapremo, le generazioni che seguiranno, sapremo fare tra 10, 30, 50, 100 anni. Naturalmente cose eccezionali che oggi manco ci immaginiamo, visto che fenomeni di 100 anni fa non sapevamo spiegare e oggi sono scritti nei libri di scuola. Al momento attuale nessuno è ancora riuscito a riprodurre un impronta come questo. Ecco, il punto cruciale che mi ha detto. Solo con una tecnica si riesce a colorare l'intero in modo così superficiale come è possibile, con l'uso di una sorgente laser. Però, innanzitutto si riescono a colorare solo frammenti di qualche centimetro quadrato di tessuto. Inoltre, per poterlo fare, bisogna fare così usare il raggio laser per un tempo ridottissimo di qualche milionesimo di secondo, perché se si eccede la profondità aumenta e si mette a fare quindi questi esperimenti ovviamente non hanno scopo di dimostrare che la sia stata fatta con l'asta, di far capire come per ottenere proprio queste caratteristiche è necessario addirittura l'unico metodo per usare attrezzature estremamente sofisticate per di più di recentissima invenzione e utilizzo. Ecco, ho voluto dedicare un po' di tempo a questo problema, perché è il problema fondamentale. Poi certo che vi sono state diverse altre indagini e ricerche sulle quali non voglio soffermarmi, per il semplice fatto che scusate, torniamo ad un'immagine che sia un po' più bella di quella di prima, per il semplice fatto che sono diverse, naturalmente, riguardano l'analisi di microtracce presenti sul telo, riguardano l'elaborazione informatica dell'immagine della sindone, riguardano i tentativi che sono stati fatti per datare il tessuto con vari metodi. Ma preferirei lasciare alla discussione che seguirà le nostre tre relazioni al termine del pomeriggio, in modo tale che fossero così le vostre interessi, le vostre curiosità ad emergere e che quindi potremmo dedicare un po' di tempo ad analizzare quelle ricerche che vi interessano di più. Ecco, io concluderei proprio con questa presa di coscienza del fatto che ci troviamo di fronte ad un oggetto apparentemente semplice e banale, ma ad un'immagine che pone problemi di non facili risoluzioni anche per gli studiosi e gli scienziati di oggi. E allora quale può essere il futuro degli studi sulla sindone? Analizzarla in modo sempre più dettagliato e analitico, con strumenti sempre più sofisticati. È evidente che se domani mattina fosse possibile analizzare la sindone avremmo strumenti di gran lunga migliori di questi, è ovvio, molto più, che ci permettono di ottenere delle informazioni molto più approfondite senza dover effettuare prelievi distruttivi. Oggi bastano dei frammenti di fibra dello spessore di qualche micrometro, poco più di un capello, per poter avere delle informazioni di grande importanza. E quindi il momento in cui potremo fare di nuovo un'analisi dettagliata di questo tipo, non distruttiva, ma che ci permette di raccogliere una grande quantità di dati, che richiederà poi anni per elaborare, una specie di mappa di tipo chimico, fisico, biologico, tessile della sindone, allora molto probabilmente potremo fare dei passi avanti. Ma passi avanti non vuol dire che io non vi do la garanzia che risponderemo alla nostra domanda come si è formata questa impronta, perché rispondere a come si è formata questa impronta vuol dire riuscire a riprodurla, di riprodurne un uguale immediatamente in laboratorio. Ecco, io non vi garantisco che anche fra qualche anno ciò sarà possibile. Ma la scienza è nata ed è fatta proprio e ha come istinto quello di non smettere di studiare e di ricercare quei problemi che ci pongono delle domande complesse finché non riusciremo a saperne qualcosa di più. Ma nello stesso tempo, e su questo poi tornerà soprattutto Monsignor Ghiberti, non dobbiamo mai dimenticare che l'immagine della sindone ci illumina anche non solo la mente attraverso degli studi complicati ma anche affascinanti, ma ci illumina soprattutto il cuore e l'anima attraverso quel messaggio così profondo e unico che essa emana. Fra una settimana inizierà una ostensione non è
l'occasione in cui approfondire gli studi sulla sindrome. Alcuni giornalisti questo non sono ancora riusciti a capirli, perché mi chiedono che esami si faranno durante lo stesso. Non si faranno un tubo di niente, per il semplice fatto che non è una campagna di analisi, è un'ostensione. Quindi è l'occasione di fare soprattutto un cammino di fede, un cammino spirituale. Questo non vuol dire dimenticare che la sindrome è importante anche dal punto di vista dell'analisi scientifica, ma in questo caso sottolineare di più quell'aspetto. I due aspetti sono complementari. Se ne dimentico uno, la mia conoscenza della sindrome sarà solo parziale. Ecco, quindi vi auguro che quando andrete a Torino a vedere la sindrome, andrete a leggere il messaggio profondo e, perché no, anche guardandola vi verranno in mente gli studi e le analisi fatte e quelle che ancora si potranno fare, e mettendo insieme i due aspetti riceverete dalla sindrome un messaggio di una grandezza, di una bellezza e di una profondità unica. Ed è questo l'augurio che vi faccio. Grazie. Bene, allora a me il compito di parlare della storia. Ora sentivo la presentazione, potrebbe sembrare un controsenso, no? Dire la sindone oggi è parlare di storia, che per sua natura dovrebbe occuparsi del passato. Vedremo che con un approccio non particolare, ma in qualche modo dedicato, che poi tutto sommato in un ambiente come questo suona anche meglio rispetto a, capiremo perché, rispetto a quanto può suonare in altri contesti, vedete che invece un messaggio la storia ce lo può portare. Ho parlato di questa sede, ne ha parlato anche Bruno Barberis, permettetevi soltanto un piccolo notazione personale, perché qui in questo posto, tanti e tanti anni fa, parlo di 40 anni fa, è nato in qualche modo, è stato inoculato in qualche modo quel bacillo che poi mi ha portato ad occuparmi della storia della pietà, della storia della devozione, perché in vacanza a Lurisia venni accompagnato a vedere l'interno di questa chiesa, che allora era abbandonata pressoché non in rovina ma sicuramente non in ottime condizioni, e ne fui talmente colpita che a 40 anni di distanza ricordo ancora la persona che mi accompagnò, che era il parroco di Lurisia, che si chiamava Don Lingua, che ci portò qua con mio papà, e io scoprì questa cosa e mi spiegarono allora che cosa voleva dire, io mi detto cosa voleva dire la Bibbia Pauperum, che significato avevano le immagini, avevano avuto, perché si facevano in questo modo, eccetera. Dopodiché è rimasto qualche cosa, che una curiosità, un interesse che poi si è sviluppato in un lavoro che mi è servito evidentemente anche nell'approccio con la sindrome. Ora, la storia della sindrome. Allora, io potrei mettermi qua e raccontarvi quello che sappiamo, quello che non sappiamo. Potrei mettermi qua e dirvi, ah beh, noi abbiamo dei documenti certi a partire dalla metà del 1300, prima possiamo fare delle ipotesi, eccetera. Però, una volta che vi ho raccontato queste cose, che magari accennerò adesso nel prosieguo, ma una volta che vi ho raccontato queste cose e che poi trovate tranquillamente su qualsiasi sito, eccetera, un po' sensato, con una cronologia, non credo che ne abbiamo molto di più. Anche perché devo dirvi che dopo, io sono più come Bruno, più di 35 anni oramai che ci occupiamo della sindrome. Lui parlava del 78, sì, eravamo giovani, ma eravamo già lì che lavoravamo, perché facevamo, diciamo, il lavoro di il noviziato, il lavoro basso nell'organizzazione del convegno del 1978. Io già tutti e due a quell'epoca andavamo già a fare le prime conferenze, eccetera. Quindi, dopo tutti questi anni
di studio sulla storia della sindone attraverso la compulsazione, attraverso anche, ho avuto anche la fortuna di trovare dei documenti interessanti su cui poi ho fatto, sviluppato delle critiche, le ho pubblicate, eccetera. Però man mano più che certezze mi venivano degli interrogativi, ma non degli interrogativi sulla sindone, sì, è chiaro, gli interrogativi sulla sindone ce li abbiamo tutti, ve l'ha detto Bruno prima, eccetera, ma mi venivano degli interrogativi sul senso che aveva la ricerca storica nei confronti della sindone. Cioè mi chiedevo che cosa vuol dire, che significato può avere scrivere una storia o studiare una storia della sindone e poi ancora di più scriverla come mi è capitato di fare. E allora mi veniva in mente un'affermazione che aveva fatto nel 1939, quindi anche lui dopo 35 anni e passa di studi, il citato Paul Vignon, che disse relativamente alla questione sindone: se dovessimo affidarci alla storia non si comincerebbe neanche. Allora, questo sembra frustrante, cioè dici va bene, allora io che cosa ci sto a fare, cioè perché dobbiamo occuparci di questo? E però il ragionamento è diverso, il ragionamento parte dalla constatazione di quello che è il rapporto che gli uomini hanno oggi, ma che poi in realtà per molti versi in maniera più o meno ampia hanno sempre avuto nei confronti della sindone. Allora, le generalizzazioni, le categorizzazioni sono sempre un po' complesse, però in linea di massima riscontriamo ancora oggi soprattutto, ma una cosa, diciamo, un tre posizioni, possiamo dire. Cioè la posizione di coloro che affermano e devono affermare in qualsiasi modo e con qualsiasi forza che la sindone è sicuramente la sindone di Cristo, che quindi quella è l'immagine del Signore, che quel sangue è il sangue di Cristo, che quindi la sindone è una reliquia, e solo è perché è una reliquia, e quindi ammettendo questo, la sindone viene esposta e deve venire esposta. Opposti ci sono coloro, come quelli che cercano di fare quelle impronte, che ti dicono: no, la sindone non può che essere un oggetto di carattere medievale, tutto porta a dire che è un oggetto di carattere medievale, quindi la Chiesa deve dirlo molto chiaramente e relegare questo lenzuolo a un livello molto basso, per non dire del tutto inutile, magari da mettere in qualche museo per qualche interessato della questione della sindone, di questi temi, di queste cose, ma sicuramente la Chiesa deve prudentemente astenersi da ostensioni o celebrazioni attraverso e con la sindone. Poi c'è un'ulteriore posizione che è quella che dice: è chiaro, ci sono tutta una serie di interrogativi, una serie di questioni, una serie di problematiche, però indipendentemente da quelli che sono i giudizi che la ricerca scientifica può dare, quel lenzuolo contiene una impronta che ha un rimando immediato e preciso alla storia di Gesù, alla sua passione e morte e per qualche verso anche alla resurrezione, e quindi che può aiutare, e per il credente anche una porta spalancata verso il mistero dell'incarnazione. Questo è poi, sulla coincidenza tra i Vangeli, è poi un argomento che tratterà in qualche modo Monsignor Ghiberti. E quindi questa terza posizione non prescinde dal concetto della reliquia, o se vogliamo in termini più laici dell'autenticità, però ne lo considera non fondamentale rispetto a quello che è la valenza pastorale ed ecclesiale della sindone.
Allora, qual è la differenza tra queste tre posizioni? Potrebbe sembrare che la terza sia un po' una posizione, una volta si diceva democristiana, no? una posizione di compromesso. In realtà forse è la più forte di tutte le altre, perché le altre due, se ben ci pensate, sono delle posizioni che sono soggette e al problema, alla questione dell'autenticità. Entrambe, per quanto sembrino divergenti, in realtà sono entrambe vittime di quella che una scrittrice francese, che pure era piuttosto negativa nei confronti della possibilità che la sindrome gloriosa di Cristo, chiamò l'ossessione dell'autenticità. E quelle due sono proprio vittime dell'ossessione dell'autenticità. La sindone può avere un'utilità anche in ambito ecclesiale se autentica, la sindone non ha nessuna utilità perché non sappiamo che è autentica. Ora, per questo queste due posizioni mi sembrano due posizioni da tenere ai margini. La terza invece, come diceva Bruno prima, considera questo appello alla intelligenza, alla ricerca da parte, però non ne preclude il significato subordinandolo a questo risultato. Vedete che non è una posizione di comodo, è una posizione piuttosto forte, è una posizione piuttosto robusta ed è la posizione che la Chiesa ha chiaramente espresso nella sua pastorale, ma anche nei suoi messaggi. Ora, io mi sono trovato proprio in questi giorni a discutere con una persona, peraltro molto intelligente, anche autore di un libro recente, che mi diceva: ah, sono tutte questioni di lana caprina, perché poi io conosco preti e vescovi che non sono per niente d'accordo con l'ostensione della sindone, ma non osano dirlo per non fare dispetto alla Chiesa. Quindi vedi, dice, queste sono teorie, e poi la Chiesa invece propugna la questione dell'autenticità. E io francamente, di fronte a questa osservazione, mi sono un po' messo a ridere, perché ho detto: ma è chiaro che poi all'interno della Chiesa ciascuno ha la sua visione, il suo parere, eccetera eccetera, però la sindone non è un argomento di fede, quindi nessuno può, però un indirizzo ci viene dato, e da chi dobbiamo cercarlo l'indirizzo nell'ambito della Chiesa? Dai nostri pastori, e in particolare dal più alto grado dei nostri pastori, cioè del Santo Padre. Allora, io gli ho sciorinato le posizioni che ha espresso, a cominciare da Paolo VI, per arrivare a San Giovanni Paolo II, per arrivare a Benedetto XVI e a Papa Francesco, facendogli vedere che il discorso che veniva fatto, che viene fatto, per cui viene fatta l'ostensione, viene proposta, è esattamente quello che vi dicevo prima. Paolo VI, il Beato Paolo VI, fu il primo che in qualche modo chiarì in maniera precisa, con quel suo modo molto razionale, molto chiaro di parlare, pur nella complessità di un argomento che vedeva complesso, intervenne nel 1973 alla ostensione televisiva della sindone. Una ostensione che venne fatta in un clima piuttosto difficile, e un'ostensione che venne richiesta, diciamo, un po' dalla Vox Populi, e questo è una costante nella storia della sindone. La storia della sindone è una storia che ha sempre richiamato la devozione, e guardate che io parlo di devozione, non soltanto devozione popolare, che poi è un'espressione, ma la devozione ha richiamato le genti, e tra poco capiremo il perché, ha richiamato le genti, e anche negli anni 70, era ormai più di 40 anni, era 40 anni che non si vedeva la sindone, c'era stata una guerra disastrosa di mezzo, c'era stato un cambio di assetto dell'Italia da monarchica, quindi quelli che era un legame stretto tra la casa, che si era un po' allentato per la verità, tra la casa e la reliquia di famiglia era un pochino, era cambiato. C'era stato, si era appena chiuso un concilio
quindi una temperie nuova all'interno della Chiesa e una temperie non tanto del Concilio, ma di quanti ne curavano l'applicazione, che non era particolarmente favorevole a queste forme di devozione, eccetera, che poi insomma si è chiarito. Cioè. La diocesi torinese era caduta in qualche modo un po' nel tranello della scienza, e ci sono documenti che dicono che si era molto restii a fare un'ostensione, sia per quelle ragioni di carattere ecclesiale, ma soprattutto per il fatto che non si sapeva se era autentica o meno. A fronte dell'insistenza della gente, si optò poi per una ostensione solo televisiva, e molti di voi se la ricorderanno, un'ostensione solo televisiva, neanche in chiesa, ma fatta in Palazzo Reale. Fu tutto sommato un'esperienza abbastanza mortificante per la Sinodo. Oltretutto avevano deciso poi di esporla per lungo, in modo che avevi la parte anteriore in vista, ma la testa e i piedi andavano verso l'alto, no? A mo' di tuffatore, cioè, e quindi era veramente una cosa. E poi oltretutto allora la televisione era ancora in bianco e nero, quindi oltretutto la si vedeva in bianco e nero, quindi abbastanza mortificante, con grande prudenza nella presentazione. Il fatto fu che il Beato Paolo VI volle intervenire con un videomessaggio. Ora noi siamo, e qui faccio appello a quelli che hanno un'età, come diceva il Manzoni, l'età sinodale, no? E qui, che quindi ricorderanno, allora la figura, l'immagine del Papa non era così, diciamo, in bene, inflazionata come oggi. Cioè oggi noi apriamo la televisione e sicuramente vediamo il Papa, eccetera, eccetera. Allora era molto più, e poi soprattutto lo si vedeva magari in riprese di grandi funzioni, ma che il Papa seduto nel suo studio, al tavolo, abbia voluto intervenire rilasciando un messaggio, è stato un evento eccezionale. Io ragazzo l'ho vista, non ho nessun particolare ricordo della sinodo, mentre mi è rimasto assolutamente nella testa l'intervento. Rileggendolo dopo ci rendiamo conto che Paolo VI fece suo questo disagio all'interno della Chiesa, tranquillizzò la diocesi torinese dicendo che si trattava, usando il termine reliquia, che però è un termine che può avere tante accezioni, e in quel caso usava un termine noto e conosciuto, però disse la famosa frase: qualunque sia il giudizio che tanti ed eminenti studiosi vorranno dare su questo lenzuolo, l'importante è che è riflette l'immagine di colui che eccetera eccetera, nella quale si rispecchia la sofferenza e il dolore degli uomini, eccetera. Anche con questo ha aperto una porta, un varco dentro cui, con la sua forza prepotente e capacità comunicativa, si è inserito San Giovanni Paolo II. Questa è la frase. Ecco. Si è inserito San Giovanni Paolo II. E poi dal discorso di San Giovanni Paolo II, nel quale chiarisce, come ha detto Bruno, il rapporto scienza e fede, perché guardate che per molti versi il cammino della ricerca sulla Sindone è un cammino che rappresenta quasi un paradigma del rapporto scienza e fede, del rapporto che possono avere la ricerca su un oggetto che ha a che fare così profondamente con il messaggio cristiano. Quindi, e poi Giovanni Paolo II fa un accenno anche alla luce della resurrezione, cioè al fatto che la sindone non è soltanto passione e morte, ma apre anche la possibilità di meditare sulla resurrezione. Guardate che questo non è un tema inventato lì per lì ad usum delfini, no, questo è un tema. Io mi sono dedicato e mi sto dedicando con la lentezza dovuta a tante altre cose allo studio delle omelie sulla sindone. La prima di che abbiamo che è conservata almeno in traccia è quella di San Carlo Borromeo, almeno nella sua, in una sua struttura, e
tutte, ma soprattutto quelle del Seicento e le prime, per esempio di Camillo Bagliani, che era l'inquisitore di Torino, domenicano, quindi per sua natura e per suo ufficio il garante della dottrina, ha un paio di omelie che sono tutte incentrate sul fatto che la sindone può portare anche alla meditazione sul mistero della resurrezione attraverso questo lenzuolo che porta l'impronta di un cadavere, ma è un lenzuolo vuoto nel cui il cadavere non si è decomposto. Ecco che quindi in qualche modo, come vi dicevo, la Chiesa ha dato un suo modello. Se poi qualcuno, non siamo sicuramente responsabili poi noi di tutte le esagerazioni in un senso o nell'altro, però non si può dire che la Chiesa non sia chiara, non abbia detto chiaramente il suo pensiero e sempre nella storia la Chiesa non abbia chiaramente espresso le ragioni per le quali un'ostensione ha senso. È tutto nella linea della storia della Chiesa. Ma qual è il fondamento che è la traccia della storia della sindone, che aiuta veramente a comprendere la storia della sindone? Non è la serie degli avvenimenti, non è quello che ha detto questo, quello che ha detto l'altro, è la storia di quella che è stata da sempre, dal momento della sua comparsa, percepita come una immagine che consente, come dicevo prima, di aprirsi alla meditazione sui misteri fondamentali della fede cristiana. È questo che ha sempre colpito. Guardate, ma lo si vede benissimo dai documenti, dalle cose. La concezione, che magari a un certo punto è confusa, immediata, ma che poi oggi possiamo in maniera più, diciamo tra virgolette, scientifica stabilire, la sindone innanzitutto che cos'è? La sindone innanzitutto è una immagine. Quando ciascuno di noi va in Duomo, guarda questo, che cosa è la prima cosa che lo colpisce? È quella immagine. È l'immagine evidente di un uomo, è l'immagine evidente di un uomo morto con una serie di ferite e di lesioni. E se conosce anche poco la storia della sua fede o la storia comunque di Cristo, non può che essere richiamato alla vicenda del crocifisso. Il fatto se poi si tratta anche di una reliquia, questo non è più immediato e oggettivo. Chiunque, anche il più grande negatore, quando vede quello deve dire è un'immagine. Il secondo, se è anche una reliquia, questo non è più immediato e non è neanche oggettivo, perché è mediato dal fatto che per dirlo dobbiamo esaminare una serie di caratteristiche che sono quelle che Bruno Barberis vi ha spiegato, ma poi non è obiettivo. Né io né Bruno possiamo dirvi, né Monsignor Ghiberti possiamo dirvi guardate che è la vera sindone, come nessun altro può dirvi guardate che non lo è. Correttamente vi possiamo mettere al corrente di tutto quello che è stato fatto, di positivo, di dubbio, di negativo, ma poi la decisione relativamente alla realtà di quell'oggetto la prende ciascuno nell'ambito delle proprie studi e delle proprie convinzioni, se gli sono sufficienti e fino a che punto quelle informazioni per ritenere più probabile o meno che si tratti veramente della sindone di Cristo. Questo non lo dico io, lo diceva già uno scienziato, il primo scienziato che veramente si è occupato della sindone, il maestro di Paul Vignon, che era un agnostico positivista convinto, Yves Delage, che diceva che lui riteneva che fosse molto probabile che si trattasse dell'uomo Cristo, dell'uomo Gesù, anche se riconosceva che c'era una certa alea di arbitrarietà e di soggettività nel deciderlo. Però questo, fate attenzione, che è, ritorniamo al discorso di prima, io dico sempre che se voi andate alla sindone perché siete convinti che sia veramente il lenzuolo di Cristo,
come ci sono andate migliaia e migliaia, milioni di persone prima di voi con questa convinzione o con il dubbio, eccetera, probabilmente il vostro rapporto, se siete convinti, può essere dal punto di vista quantitativo più forte. Sarete più coinvolti dal punto di vista emozionale, dal punto di vista sentimentale, eccetera. Però dal punto di vista qualitativo non cambia assolutamente nulla, perché il nostro obiettivo è quello di, che ci insegna la Chiesa, di non fermarci a quel telo, di non fermarci alla materialità di quel telo e anche al fascino di quell'immagine, ma attraverso quel telo di arrivare alla realtà che quella sindone, che è un segno, rappresenta. Vedete, ci sono, la sindone di per sé è un oggetto povero, è un oggetto, come diceva, un lenzuolo con delle macchie di sangue e un'impronta. La sindone ha bisogno, ha due elementi di riferimento che sono essenziali e necessari. Da una parte ci sono gli uomini, ci siete voi, ci siamo noi, perché se la sindone, la caratteristica che emerge prepotente dalla storia della sindone è quella di essere stata una immagine e poi forse anche una reliquia, ma soprattutto un'immagine, questi due termini sono quelli che caratterizzano veramente la storia della sindone. Allora, se è un'immagine, quando è che un'immagine può esprimere la sua forza, il suo messaggio? Nel momento in cui qualcuno la guarda. Perché un bel film, una bella fotografia, questa chiesa, queste immagini, se nessuno le guarda, che messaggio trasmettono se non ci siamo noi a guardarle? Quindi capite che da questo punto di vista la sindone ha bisogno degli uomini che la guardino, ma a che cosa rimanda la sindone? Ed è l'altro punto di riferimento fondamentale ed essenziale, rimanda alla figura di Cristo. Se dietro alla sindone non ci fosse la figura di Cristo, la sindone semplicemente non sarebbe. Sarebbe un oggetto forse studiato in qualche museo, forse, ma guardate che tutto l'interesse, ma anche tutta la polemica sopra di essa, alla fine si risolve proprio in questo, perché c'è questo rimando a Cristo. Lo diceva anche Delage, se si fosse trattato dell'immagine di un faraone, di un Sargon, eccetera, nessuno farebbe grandi questioni. Tutti, essendo Cristo, tutti lo fanno. Quindi la sindone, veramente la Chiesa da sempre, dal Concilio di Nicea, insegna e sempre ha insegnato nella storia che non ci si deve fermare all'oggetto, ma attraverso la rappresentazione l'onore e il culto va al rappresentato. E chi è il rappresentato? È il più grande che si possa, Dio fatto uomo. Allora, la storia della sindone in questa prospettiva assume delle dimensioni e dei contorni che sono veramente interessanti e vi dimostra che la sindone veramente ha attraversato contesti, situazioni, mentalità, senza mai smettere di portare lo stesso identico messaggio, perché è il messaggio grande, il messaggio vero di Cristo e dell'incarnazione. Ci dicono che la sindone nei primi 1300 anni non ha una documentazione. È vero, se io come storico vi posso dire che la sindone che compare a metà del 300 in Francia a Lirey, che è la stessa che oggi a Torino, non trova delle spiegazioni documentali, dei riferimenti, dei riscontri documentali per crearle con sicurezza una storia anteriore. Ma perché? Perché i documenti e le testimonianze che abbiamo precedenti non sono tali da consentire un raffronto. È certo, peraltro, che la sindone di Gesù è nominata nei Vangeli, e quindi abbastanza presto tra le reliquie di Cristo
necessariamente si comincia a citare anche il suo corredo funerario, tra cui la sindone, però non la si descrive. Certamente ad un certo punto irrompe nella storia del cristianesimo anche la ricerca del volto di Cristo, che, fate attenzione, e vedete a che cosa ci porta la sindone, la ricerca del volto di Cristo è legata strettamente alla statuizione dei dogmi sulla realtà, sull'essenza reale e vera di Cristo, sul fatto che l'incarnazione sia un evento straordinario e inusitato che fa sì che Dio assuma la carne dell'uomo pur rimanendo Dio. Nessun'altra religione ha mai osato tanto un paradosso così grande. Ed è il problema che colpisce, che agita le prime comunità cristiane, le varie, che poi verranno dette eresie, ma che in quel momento, quando ancora non c'è un canone, sono delle visioni diverse dei primi secoli, sono proprio tutte legate a questa difficoltà. Dio, Gesù, Cristo, vero Dio e vero uomo. Allora abbiamo le ipotesi che ci dicono: no, era soltanto un uomo che poi è stato divinizzato, era soltanto Dio che ha assunto un'apparenza umana. Quando poi la lenta elaborazione all'interno della Chiesa, che poi sfocia nel concilio di Calcedonia, siamo nel stesso secolo, dirà e stabilirà il dogma vero Dio e vero uomo nella persona di Gesù Cristo, ecco che allora veramente, se è vero Dio e vero uomo, allora noi abbiamo le possibilità, il cristianesimo ha la possibilità di avere l'immagine del Dio fatto uomo, perché ha assunto una sua individualità. E poi nascono tutte le difficoltà: ma come un pittore può avere la possibilità di costruire un'immagine, di riprendere un'immagine che è sì quella di un uomo, ma dietro la quale e dentro la quale c'è l'infinita bellezza e perfezione di Dio? Ed ecco che nasce la teoria delle immagini non fatte da mano umana, quelle che per essere fatte miracolosamente per volontà di Gesù, da una parte legittimano il culto, perché, come dissero al concilio di Nicea, è un atto di superbia dell'uomo rifiutare l'immagine che Gesù Cristo ci ha lasciato, e d'altra parte risolvono la questione della riproducibilità, perché non è l'intervento della mano di un uomo. La mano di un uomo altro non farà che replicare questi modelli. E la sindone ha a che fare con questo. La sindone ha a che fare con questo proprio perché il lenzuolo ha un'immagine che ancora oggi nessuno sa spiegare. Quindi entriamo in questa dimensione. Quindi, se in questi primi secoli la sindone non ha una storia definita, sicuramente partecipa di una storia, della storia della ricerca del volto di Cristo. Una ricerca del volto di Cristo che ha il suo esito nella sindone. La sindone, che appare per ultima, è il punto di arrivo. Dopo la sindone non c'è stato più nulla di così evidente, di così rappresentativo. E se ci badate, ancora oggi chi fa film, chi fa immagini, eccetera, relativamente alla figura di Cristo, è costretto in qualche modo a confrontarsi con la realtà dell'immagine impressa sulla sindone. E così continuerà nella storia in questo rapporto, soprattutto di immagine, forse anche di reliquia, ma anche quando sarà il periodo nel 600 in cui il concetto di reliquia è anche molto utilizzato anche in funzione apologetica e nei confronti del mondo protestante, eccetera. Comunque il concetto principale sarà il realismo e le possibilità che attraverso quell'immagine si hanno di aprirsi ai misteri della incarnazione. Come ho cominciato, finisco. Il problema dell'epoca, del momento, dell'epoca scientifica è quello in cui, che viviamo ancora oggi, è quello in cui questo rapporto ha corso di più il problema, molto di più di prima, quando si affiancano
immagine e reliquia, corso molto di più il problema, come abbiamo detto, di essere soffocato il senso di quell'immagine nel problema della reliquia o dell'autenticità. Fu l'intervento dei papi, di cui abbiamo detto, che ha riportato questo sul piano logico. Oggi credo che nessuno onestamente possa dire che la Chiesa non è chiara su questo argomento, come vi ha detto Bruno. Alla Chiesa interessa ciò che questa immagine significa, come ha sempre interessato nella storia. Che cosa poi sia questa immagine è un problema che esula dalle competenze della Chiesa. Basta che questo secondo discorso non vada a oscurare il discorso essenziale, il significato essenziale della sindone, che adesso Don Giuseppe vi meglio vi chiarirà. La prima chiarificazione che vorrei dare è che, tenendo conto che è passato un'ora e mezzo, la esperienza di tanti anni di contatto con gli studenti mi dice che il livello di resistenza è esaurito. Facciamo 10 minuti di fiato, così uno si tiracchia un po', braccia, gambe, e poi ricominciamo. Intanto preparate le domande che vorrete fare, perché poi ci buttate a terra quando saremo le vostre domande.
in questo momento c'è anche questa gioia che sono sempre di più coloro che vengono a contatto con questa realtà. Ed è proprio perché risponde un po' allo stile, alle caratteristiche del momento che stiamo vivendo, che sentiamo tutti quanti come Chiesa l'obbligo di non perdere l'occasione. Se l'immagine, abbiamo sentito tanto parlare della immagine, se l'immagine oggi in modo particolare è possibile farla arrivare a disposizione di tanti, se la sensibilità per la presenza, per un messaggio di immagine oggi è più grande che non nel passato, perché si ragiona con maggiore immediatezza, forse con minore riflessione, non lo so, ma comunque l'immagine parla molto, c'è la possibilità di diffonderla, è una bella cosa che non si perda il messaggio che viene da questa immagine. Non è una immagine molto entusiasmante, perché parla solo di sofferenza. Tutti noi abbiamo avuto, chi più chi meno, la possibilità, la grazia di stare ore a contatto immediato con questa immagine, magari anche in silenzio, non disturbati. Eppure da una parte uno usciva disturbato, lui personalmente, no? Perché è proprio un invito a metterci in discussione. Dall'altra parte, umanamente parlando, stufi, perché c'è proprio solo sofferenza da vedere e la sofferenza non fa piacere a nessuno. Non fa piacere, però tutti quanti dobbiamo fare i conti con la sofferenza, un po' di più, un po' di meno, poi lo sa il Signore prima della fine della nostra vita quanta ce ne sarà. È il primo messaggio che viene dalla sindrome, quello della sofferenza, e tutti quanti abbiamo almeno una esperienza mediata, in casa c'è qualcuno che ha sofferto, che continua a soffrire tanto, fuori nelle immediate vicinanze o da lontano, continuano ad arrivare ininterrottamente messaggi di questo genere. Ebbene lì di sofferenza ce n'è veramente da vedere. Cosa viene da dire? Arriviamo appena una settimana dopo la settimana santa. Cosa ci ha detto la settimana santa? Certo, ci parla adesso da una settimana intera di risurrezione, del crocifisso. L'evangelista San Marco, a proposito di Gesù, lo chiama il crocifisso risorto. Gesù, risorto nella sua gloria, non perde le caratteristiche della crocifissione. Anzi, poi San Giovanni ci dirà che cosa sta facendo Gesù adesso. È presso il Padre che con il suo sangue implora per la remissione dei nostri peccati. E dunque, ecco, intanto ho pronunciato la parola successiva, i peccati. San Giovanni Paolo II, nel messaggio di cui ha già parlato il professor Zaccone, ha proprio fatto un cenno specifico su questo. Componente essenziale del messaggio della sindrome di dire che non c'è un male più grosso di quello del peccato. Non so se gli amici che sono qui presenti sono tutti d'accordo, perché si capisce che viene tanto spontaneo di dire quando ho una grave malattia, quando vengo a sapere di una disgrazia come quell'aereo che è precipitato in Francia e avanti di questo passo, altro che il peccato. Non è vero, istintivamente veniamo a dire. Ma dove sta la causa profonda di tutto questo male che c'è attorno? Perché il Vangelo di oggi? Perché Gesù risorto nei doni che fa agli apostoli la sera del primo giorno, no, della risurrezione, conclude come il Padre ha mandato me, così io mando voi, soffia, ricevete lo Spirito Santo, a coloro i quali rimetterete i peccati saranno rimessi. È un crescere, ma in che senso cresce? Cresce nel senso che per la realizzazione dell'obiettivo per cui lui si è fatto un uomo, questo uomo,
bisogno di annullare ciò che è ostacolo alla realizzazione di quel processo di quel progetto di bene che fin dall'inizio della creazione il Signore si è proposto e preposto. Che cosa è che lo ostacola? Questa presenza del male, del demoniaco, perché noi non siamo stati i primi a commettere il peccato, c'è stato la creatura angelica che ha rifiutato in parte, no? Gli angeli che sono in cielo trionfanti e il demonio che ha fatto una scelta contraria alla indicazione della volontà di Dio. E poi siamo arrivati noi. È tutto questo che impedisce che l'amore infinito al servizio della sapienza infinita di Dio si realizzasse nella sua pienezza. E allora ecco adesso Gesù che arriva. Solo che per arrivare a quel punto, per che strada è passata? Ecco, la sindrome è il segnale. Guarda che si è passati di qui, è questa la strada. La consapevolezza. Non per essere tristi, nemmeno per dire tanto che c'è niente altro da fare. No, no. È un suggerimento di senso, ma di senso che sia veramente legato alla disposizione che il Signore ha avuto nel guidare la storia, questa storia che è culminata nella vicenda del figlio suo che è fratello nostro. Ci sono delle obiezioni che vengono mosse contro la sindrome. Noi in questo momento stiamo parlando della sindrome nei suoi effetti di utilità per la realizzazione della opera della redenzione, della salvezza, ma è proprio vero. In questi ultimi tempi di polemiche non se ne sono più sentite tante a questo riguardo, ma noi che abbiamo quella memoria che è già stata richiamata tante volte, ricordiamo ancora come nel 78 ci sono state delle discussioni feroci in casa nostra, perché sia a certe correnti del cattolicesimo, sia soprattutto i nostri fratelli protestanti e i protestanti che ci sono in Piemonte, non quelli che sono venuti adesso, che sono di vario colore, di varia categoria e anche di varia ideologia, ma quelli che sono più nativi sono di ubbidienza e di fede valdese, calvinista praticamente, hanno nei confronti della sindone delle riserve molto grandi. Le riserve principali erano queste: una, che era comune anche a quelle correnti cattoliche a cui ho fatto cenno, la Chiesa che sta perdendo il suo influsso sulle masse, perché oramai le masse le sfuggono, cerca di recuperarlo in questa maniera, sfruttando queste forme di, dicevano allora, devozione popolare, che fanno dimenticare alla gente un po' di razionalità, le riempiono di entusiasmo e la Chiesa sfrutta questa situazione per recuperare l'influsso sulle masse. Questa era una obiezione comune sia ai nostri fratelli protestanti sia anche a tanti cattolici, quindi in casa nostra la si è sentita parecchio. Adesso forse non più tanto, però è da tenere quantomeno presente, perché le cose che si dicono e che sono pensate potranno non essere giuste, questa non mi sembra giusta, ma il pericolo c'è. Un'altra obiezione è quella a cui si è già anche fatto cenno: la sindone è una immagine. Io la considero immagine sacra e la immagine invece non, nel piano della salvezza non è un aiuto per la fede. Naturalmente lì c'è anche questo equivoco: tu credi alla sindone? Se credo dovrei avere fede nella sindone, però si capisce che mi viene da rispondere: ma no, io credo ad altre cose, credo a Dio Padre Onnipotente, a Gesù Cristo, alla Santa Chiesa Cattolica, eccetera, la risurrezione della carne, e la sindone non c'è, no? Quindi fare questa obiezione non
non è preciso, ma nello stesso tempo ti suggerisce sempre l'equivoco che è sfruttato ad arte dalla Chiesa, senza dire poi della reliquia. La reliquia è ancora peggio, perché la reliquia è un idolo nascosto, un idolo un po' obliterato. Insomma, si cerca in qualche maniera di non lasciarsene accorgere, ma è l'oggetto che viene proposto per essere messo al posto di Dio. Quelli che vanno alla sindone vanno lì e fanno un bell'atto di adorazione. Ora, queste obiezioni, già come le ho esposte, si capisce, uno quando espone una cosa suggerisce già la risposta, è sempre così, ma insomma mi sembra che sia vero che la Chiesa deve stare attenta a non sfruttare per un doppio fine quello che nasce invece con una destinazione che è molto più pura, molto diversa. Non è la Chiesa che inventa la sindone alla Chiesa l'ha data la provvidenza. Potrò dire non so ancora quando, ma a un certo momento gliela data, e se gliela data allora deve soltanto cercare di seguire le indicazioni che vengono dalla sua natura stessa per farne un buon uso. Quali sono queste indicazioni? Ma se la sindone è uno specchio, l'abbiamo sentito dire, uno specchio del Vangelo, un eco del Vangelo, allora è nel senso del Vangelo che deve essere sfruttata. È molto importante, mi sembra, questo, perché ci dice fare sentire il Vangelo oggi. È vero che ci sono tanti libri, una volta chi è che si sognava di avere una edizione della Bibbia o anche soltanto dei Vangeli, adesso adesso ogni casa, si diceva, ha il suo libro, il suo Vangelo, ma ben chiuso, né, mi raccomando, che non faccia male ad aprirlo. E quindi non è che automaticamente il Vangelo si... Se c'è qualche cosa che mi obbliga ad entrare all'interno dell'anima, dello spirito, del Vangelo, e la sindone è questo. Allora, se uno ha questa consapevolezza, e la Chiesa ha questa consapevolezza, lo sente questo fatto come un obbligo, la radice di un obbligo, ed è questo obbligo che è alla base anche di uno sforzo, tra l'altro, uno sforzo fisico, anche uno sforzo economico, non piccolo. Anche qui tante obiezioni, perché sprecare i soldi per questo? E qui viene la risposta di Gesù, no? Quei là che dicevano nei confronti della Maddalena, questo... era qui Giuda, questo unguento così prezioso potrebbe essere venduto e dato ai poveri, lui dice i poveri li avete sempre, me invece no. Voglio dire che le cose, quando sono fatte obiettivamente, certamente cercando di evitare spreco oppure degli usi secondari o degli usi non obiettivi, hanno ognuno la sua giustificazione. Si cerca certamente di essere di non esagerare, ecco, in buon piemontese il discorso finisce tutto lì. Adesso si cerca di raccogliere qualche cosa, le offerte che vengono fatte vengono destinate tutte alla carità del Papa, gliele si mette in mano e lui è il personaggio che veramente sa dove metterle e sa anche gestirle bene. L'altra questione, quella del culto della sindone, ma anche quello è un punto che mi sembra è abbastanza chiaro, e volendo è possibile dare una spiegazione che mi sembra che sia esauriente. Se è un segno, allora il mio interesse non si ferma al segno, ma va al segnato. Un discorso che si fa tutte le volte, quindi probabilmente avete già sentito chissà come, no? Se io vedo quel segnale della freccia che mi dice senso unico, no? Oppure quell'altro è che senso proibito, non è che mi interessi o mi innamori di quel senso proibito, soltanto che capisco
il segnato mi vuol dire, guarda che se vai da quella direzione ricapita un disastro. Usarlo in questa maniera è qualcosa di estremamente utile, provvidenziale, mi sembra. C'era una cosa in questi giorni che mi veniva in mente in collegamento con la sintonia, anche se è un po' difficile da concettualizzare bene. A Torino, nell'ultima ostensione della sindone, ci fu lì alla Reggia di Benaria, no? Quella bella mostra su Gesù, il suo corpo nell'arte, veramente una bella mostra. Naturalmente erano tempi ancora diversi dai nostri e è stato possibile finanziare un'operazione di quel genere, che è stato un buon parallelo nei confronti della sindone. Oggi sarebbe impensabile, passati 5 anni, ma per essere realisti e incentivi. In commesso ce n'è un'altra che costa molto di meno e comunque non è venuta a costare alla Chiesa, ma è una casa come questa, la Reggia di Veneria, che vive con un continuo programma culturale e quindi proponendo delle mostre, in questa circostanza ha realizzato un progetto che si stava maturando da un po' di anni, sempre con degli impedimenti, la preghiera come fatto antropologico, cioè nella natura umana c'è, si vede questa costante che manda che alla preghiera. C'è stata un'organizzazione, adesso ci sarà poi l'inaugurazione in questi giorni, che è costata anche molto, perché è difficile evidenziare la preghiera e farla diventare immagine che interessi a quelli che passano in queste sale, no? Lì il filo rosso, no? Che conduce questa esposizione è il rosario, perché il rosario ha una storia che è molto più lunga che la storia della devozione cristiana. Sembra che parta dall'India, tra l'altro sembra che sia passata attraverso l'Islam e dall'Islam sia stata consegnata al monachesimo cristiano, prima al monachesimo orientale, poi al monachesimo occidentale, per cui da noi arriva relativamente tardi questa realtà della corona, ma attraverso la corona tanti altri metodi di preghiera. La interpretazione che era intesa era una, quella che è stata data e che ha anche suscitato un po' di movimento, perché c'è stata una ripresa di discussione su uno dei grossi quotidiani nostri italiani, è la dimostrazione, dice questa il succo, insomma, di questa intervista, la dimostrazione dei contrasti che ci sono tra coloro che si rivolgono a Dio. Ma è lo stesso discorso che mi viene in mente a proposito. Le cose si possono interpretare in un senso o nell'altro, ma non è un buon sistema quello di vedere sempre il mezzo bicchiere vuoto, è il mezzo bicchiere pieno quello che interessa e a partire dal quale si costruisce qualche cosa, si guadagna qualche cosa per la vita. Il vedere che comunque c'è la presenza di un interesse di questo genere per la preghiera, tra l'altro entra anche il culto per la sindone, un culto molto relativo, si capisce, per la sindone in tutto questo discorso, è la conferma del fatto che l'uomo ha bisogno, si apre verso qualche cosa che è al di fuori e al di sopra della sua esistenza. Certo che a differenza un sistema dall'altro sarà non tanto come io prego, perché se guardo come dicono messa i cristiani orientali, ortodossi o anche cattolici, e come la diciamo noi, abbiamo già lì delle differenze che sono grosse, quanto piuttosto la distinzione vera e profonda è come intendo il destinatario della mia preghiera, chi è il Dio a cui io mi rivolgo. Si capisce che i concetti possono essere molto diversi a seconda delle varie religioni, o qualche religione addirittura la difficoltà a concettualizzare la presenza di Dio.
E qui abbiamo qualche cosa di analogo. La sindone a che cosa serve? La sindone serve a orientare la nostra attenzione, il nostro interesse verso questo punto alto, nei confronti del quale si capisce che posso non avere questa fede, allora la sindone mi parla molto di meno, avrà un messaggio molto più ridotto da offrirmi, perché sono io che non sono in grado, il mio bicchiere è piccolo, non contiene abbastanza, ringrazio il Signore che me lo dà un po' più grosso, grazie alla mia fede, ma la sostanza è questa, che se sto attento a questo segno, allora si arricchisce la mia consapevolezza e viene stimolata la mia vita. Ed ecco questo, con questa concezione, ecco, dell'obiettivo che si propone la ostensione della sindone, la proposta della sindone, quel culto relativo della sindone, e io vorrei concludere il mio intervento adesso. Grazie. Capisco Donatella perché non è più venuta. Se qualcuno ha delle domande, comunque penso che ne siano sorte diverse da rivolgere ai relatori, penso che loro non abbiano niente a incontrare, un po' come sta qua Villanova, a rispondere. Quindi se volete io vi seguo e vi porto un microfono. Primo cazzo domanda. Scienziato. Penso che ricordiate tutti il fatto che è stato accennato nella domanda. Scusate, non so, fai con l'invio. Allora, dicevamo, penso che ricordiate gli eventi di un po' di anni fa, siamo nel 1988, dopo una preparazione che durò un paio d'anni, il 21 aprile di quell'anno venne prelevato questo campione di tessuto che vedete nella squadretta da un angolo del telo, quello che troverete quando andrete a vedere la sindone in alto a sinistra, e dove già c'è una ampia lacuna che risale a tempi antichi, dove già nel 73 venne prelevato un piccolo campione di telo per l'analisi, del tessile, e questo invece è il campione prelevato nell'88, liberato da alcune diciamo così alcune parti che lo inquinavano, furono poi tratti tre campioncini del peso di circa 50 mg ciascuno e dati a tre laboratori, quello di Oxford, quello di Tucson in Arizona e quello di Zurigo, affinché lo datassero con il metodo del radiocarbonio. Il risultato, ricorderete, fu un risultato che suscitò molte diciamo così, discussioni. Qui vediamo, qui siamo una conferenza stampa organizzata ad Oxford che seguì immediatamente quella ufficiale organizzata a Torino, in cui il cardinale Balestrero, allora arcivescovo di Torino, in quanto tale costituisce della sindone, comunicò che la data era una data chiaramente medievale, cioè un anno compreso nell'intervallo 1260-1390, come vedete scritto qui sulla lavagna,
dove l'unica cosa che non fa parte della data è il punto esclamativo, che evidentemente è segno della soddisfazione di chi scrisse sulla lavagna. Ecco, cosa possiamo dire oggi a quasi 30 anni di distanza? Beh, innanzitutto forse vale la pena che io dedichi proprio un minuto, solo uno, a chiarire, ecco che non ce l'ho, non so dove è finito, scusate, che qui io devo avere l'immagine che volevo mostrare, ma funziona. Pensavo di averla a disposizione, invece non ce l'ho. Torniamo allora a quella precedente. E dicevo, in due parole, cosa consiste questo metodo? Consiste in un'idea geniale che ebbe un chimico americano, Wheeler Libby, negli anni 50, che gli valse anche il premio Nobel per la chimica, che prende in considerazione il fatto che il carbonio, che è l'elemento collegato alla vita, cioè tipico di tutti gli esseri viventi, dagli vegetali agli animali che ci sono sulla Terra, è presente in natura sostanzialmente in tre forme. La stragrande maggioranza di carbonio che esiste in natura è carbonio 12, cioè nel suo nucleo ha 6 atomi di 6 protoni, il nucleo dell'atomo ha 6 protoni e 6 neutroni, il carbonio 13 ne ha 6 e 7, e che è il 99,9% del carbonio esistente in natura. E questi cosiddetti isotopi sono delle forme particolari di carbonio e sono stabili, cioè rimangono così per sempre. Ma c'è anche una minima quantità di carbonio 14 che ha 6 protoni e 8 neutroni, che invece è instabile, è una quantità molto piccola, cioè un atomo di carbonio 14 ogni 1000 miliardi di atomi di carbonio 12 e C13, però non è zero. E questa piccola quantità ha una caratteristica particolare, è instabile, cioè cosa vuol dire? Che ogni tanto un atomo di carbonio 14 perde una particella beta e diventa azoto, 14 naturalmente. E cosa vuol dire questo? Che non ce ne dovrebbe più essere in natura? Non è così, perché tanto se ne perde quanto se ne riforma negli strati alti della nostra atmosfera, dove quando arrivano i neutroni tipici dei raggi cosmici e colpiscono un atomo di azoto, lo trasformano in idrogeno più carbonio 14. Quindi più o meno tanto se ne forma, tanto se ne perde. Quindi la quantità rimane sostanzialmente costante. Ora, ovviamente, dalle zone alte dell'atmosfera il carbonio scende nella parte della biosfera ed entra nel ciclo vitale. Le piante, respirando carbonio durante anidride carbonica durante il giorno, respirano anche carbonio 14 e di conseguenza questo si deposita nello stelo, nelle foglie. Gli animali e gli uomini mangiano i vegetali e quindi si deposita nel corpo degli animali e degli uomini, in particolare nello scheletro. Però nel momento in cui la pianta, finché rimane in vita, tanto ne respira, tanto se ne perde, ma quando muore non respira più e di conseguenza da quel momento incomincia veramente, realmente a diminuire la quantità di carbonio presente in quel vegetale e di conseguenza anche negli scheletri degli animali e degli uomini. Ecco, allora l'idea geniale di Wheeler Libby fu: se io riesco a capire quanto carbonio c'era al momento in cui la pianta è morta, quindi quando il lino che è stato utilizzato per tessere la sinola è stato tagliato per fare il tessuto, e so quanto ce n'è oggi, e con una semplice legge matematica riesco a scoprire quanto tempo è passato tra la morte della pianta, quindi la creazione del telo, e oggi. Molto semplice, ma ovviamente richiede che siamo innanzitutto capaci di calcolare con precisione la quantità di carbonio che c'era al momento della morte della pianta e quanto ce n'è oggi, e per di più essere certi che in questo lasso di tempo non se n'è aggiunto di estraneo rispetto a quello originario in questo caso del lino che fu utilizzato per fare il tessuto della sinola. Ecco il motivo per il quale datare ad esempio i campioni di legno è meno complicato che datare tessuti. Ecco perché gli archeologi sono normalmente piuttosto così attenti a
dare un valore assoluto alle datazioni che si usano con il metro radiocarbonio per i tessuti, perché spesso i tessuti che trovano gli archeologi nei loro scavi sono pessimamente conservati e quindi molto esposti ad inquinamenti di vario genere. E esperimenti fatti su tessuti hanno dimostrato come inquinamenti di tipo biologico, ad esempio la presenza di microrganismi su tessuti vivi, quindi ricchi di carbonio 14, possono alterare la datazione di molti secoli, e così come inquinamenti di tipo chimico, ad esempio la presenza dei tessuti in un ambiente molto ricco di anidride carbonica e di ossido di carbonio. E esperimenti fatti non sulla sindone, perché non è che possiamo tagliarne un pezzo ogni volta che vogliamo verificare l'attendibilità di un metodo. Teniamo presente che il metodo del radiocarbonio è un metodo distruttivo. Non si studia il campione, si studiano i gas di combustione che si ottengono dopo aver bruciato il campione. Quindi una volta effettuata l'analisi, il campione non esiste più. Se voglio effettuare una seconda analisi devo prelevarne un altro esemplare e distruggere anche quello. Quindi è ovvio che non è che possiamo ripetere l'esame troppe volte, altrimenti se ci chiamate fra qualche anno a riparlare della sindone, io vi dovrei dire che la sindone era un telo, non c'è più perché abbiamo utilizzato tutto per fare esperimenti. Ecco, ma a parte questo, questi esperimenti hanno dimostrato come effettivamente bisogna essere molto cauti. Per di più, il prelievo, come vedete, è stato fatto in un angolo del telo, e motivo molto logico per deturparlo nel modo meno evidente, ma questo ha creato il problema del fatto che questo risultato può caratterizzare al più questa zona della sindone. Già dal 78 sappiamo che la sindone non è un telo omogeneo, che i microprelievi effettuati durante quegli esami di cui ho parlato prima in zone diverse del telo diedero risultati diversi tra loro, provando che le caratteristiche chimico-fisiche del telo non sono le stesse in tutti i punti. Sarebbe stato molto più logico effettuare dei microprelievi più numerosi in vari punti lontani tra loro del telo, e poi il risultato globale sarebbe stato sicuramente rappresentativo più dell'intero telo e non solamente di un'unica zona, per di più marginale, dove c'è una grossa macchia d'acqua, lo si intravede qua di fianco, tracce probabilmente dell'acqua usata durante l'incendio di Chambéry o in qualche altro momento della storia del telo. Inoltre, purtroppo, questa analisi, tra l'altro un'altra cosa, in questa zona un chimico americano, andando ad esaminare alcuni fili avanzati da uno dei tre laboratori, scoperse, cosa già che era stata ipotizzata negli esami fatti sul campione prelevato nel 73, la presenza di fibre di cotone, che evidentemente non fanno parte del tessuto originario e che potrebbero essere dovute ad un intervento di restauro, così è stato ipotizzato, in un'epoca sconosciuta della storia del telo. Sono solo ipotesi, avrebbero bisogno di conferme con ulteriori studi specifici, ma ci fanno capire come il problema di datare il telo sia un problema molto complesso. Per cui direi che è un problema aperto. Purtroppo si perdette nell'88 una grande opportunità a causa della cecità dei tre laboratori che furono incaricati dell'operazione, perché quegli americani che esaminarono la sindone 10 anni prima nel 78 avevano fatto la proposta di effettuare prima della datazione con il radiocarbonio sui campioni che erano stati prelevati. Era la prima volta che si aveva in mano un campione non microscopico che poteva essere portato in laboratorio e analizzato con gli strumenti più differenti. Allora proposero di effettuare una ampia analisi su questi campioncini non distruttiva di tipo chimico, fisico, biologico, tessile, in modo da raccogliere il maggior numero di dati, e poi come ultima operazione datarlo con il metodo radiocarbonio, che essendo distruttivo ovviamente doveva essere l'ultimo in ordine cronologico. Sarebbe stata un'occasione preziosissima per avere una grande quantità di dati che avrebbero potuto essere messi in relazione tra di loro e servire anche per dare significato e valore alla datazione con il radiocarbonio. Stranamente i tre laboratori rifiutarono completamente di accettare questa collaborazione, posero la condizione di non fare nessun altro tipo di esame, ma esclusivamente la datazione con il radiocarbonio, altrimenti non avrebbero accettato. E stranamente la proprietà, cioè la Santa Sede, accettò questa diktat dei tre laboratori,
non ammise all'analisi gli studiosi americani, si fece la sola raccattazione e il risultato è quello che, di cui vi ho detto. Per cui al momento attuale penso che sia un risultato che non può essere considerato definitivo e che si aggiunge a tutti i risultati precedenti, ed è l'unico che non è in accordo, a parte le considerazioni storiche di che faceva prima Gianmaria Zaccone, ma che dimostrano semplicemente una mancanza di documenti. Mancanza di documenti non vuol dire la negazione di un evento, vuol dire semplicemente che non abbiamo documenti che ce ne parlano. Questo però non è una prova in positivo, ma neanche in negativo. In questo caso invece sarebbe una prova in negativo, ma in questo bisognerebbe poter effettuare una nuova datazione, ma solo nel momento in cui avessimo una vera e propria mappa di tipo chimico, fisico e biologico del telo, per poter conoscere con precisione le sue caratteristiche in ogni punto, anche per poter individuare il punto più adatto per effettuare una nuova datazione, la quale però dovrà essere fatta solo nel momento in cui potremo avere conoscenze sufficienti per poter dire che questa data è effettivamente attendibile. Perché il rifare ad esempio una nuova datazione domani mattina, che cosa comporterebbe? Beh, innanzitutto che sarebbe, la cosa più stupida sarebbe rifarlo in quella zona, sarebbe logico farlo in un'altra zona. Ora, io non ho dubbi che il risultato sarebbe diverso, non sto dicendo più antico, più giovane, diverso. E a quel punto chi crede? Alla prima o alla seconda? Ovviamente non ho strumento per ritenere qual è la più attendibile, e bisogna necessariamente fare almeno una terza, se non ancora due o tre, per poter avere una statistica significativa. E allora torniamo al discorso di prima, che non possiamo bruciare campioni di sindone uno dopo l'altro. Ultima cosa, non dimentichiamo che la sindone non è solo un telo, è un telo con un'immagine. Ricordo che un giornalista chiese ad uno dei tre direttori dei laboratori, fece questa domanda: sì, ma voi avete dato il telo e questa è la vostra risposta, ma è l'immagine? E la risposta fu: non è un problema che ci riguarda, il nostro compito è datare il telo, ovviamente, ma l'immagine c'è, non posso negarla, e devo giustificare la presenza di un'immagine su di un telo in epoca medievale. E dato che abbiamo visto che le probabilità che si tratti veramente dell'impronta lasciata da un vero corpo umano sono altissime, e diventa molto più complicato giustificare la presenza di un impronto di un uomo crocifisso in epoca medievale, quando la crocifissione era sconosciuta ormai da 8 secoli circa, che non in un'epoca come 2000 anni fa, in cui la crocifissione invece era forse lo strumento di tortura più utilizzato. Bisognerebbe ipotizzare che questo pseudo falsario, andato a scegliere con cura una persona che gli era particolarmente antipatica, l'ha torturata con Vangeli in una mano, strumento di tortura nell'altra, in modo da riprodurre fedelmente quanto i Vangeli raccontano della passione di Cristo, poi una volta cadavere l'ha infilato in un telo, certo che avrebbe ottenuto un'immagine chiara, netta, visibile, facilmente spacciabile per quella di Cristo. E dato che è un po' difficile che l'abbia ottenuta al primo colpo, chissà quanti esperimenti ha fatto prima di riuscire a ottenere un risultato certo. E quindi serial killer, ecco, oggi diremmo con i termini di oggi. Fermo restando che è assai poco probabile che ci sia riuscito lui, e che noi nel 2015, nonostante tutti gli studi fatti, non siamo ancora in grado di riprodurre un'immagine come questa. Mi è venuta in mente una domanda che, più che una domanda, è una riflessione, se che pensiamo che ma visto che la sindrome è un'immagine, ma è per i fedeli è un'immagine di fede, ancora ha senso fare tutte queste analisi per avere una dimostrazione che a questo punto la fede non chiede, perché noi in questo momento passiamo un po' come è stato San Tommaso, che ha creduto dopo aver visto. Io non so se ho già fatto qui questo discorso. A chi parla la sindrome, no? Voce di uno che grida nel deserto, a chi parla? Al cuore e alla mente. Al cuore interessa sapere questo. Sì, tutto il ragionamento che abbiamo fatto va bene per la mente, e per fortuna c'è quel ragionamento lì, ma il cuore.
fatto questo livello l'altra volta perché non mi ricordo più, ma da un esempio che mi viene da mia mamma, l'ho già fatto l'altra volta, no? Però allora, le due fotografie di mia mamma, no? Quando era la fine della sua corsa su questa terra, ma io non lo sapevo, sono andato un altro a trovarla, mi ha fatto trovare una fotografia, l'ho data dal fotografo supposto, per la carità, proprio una cosa così, io ero perfino scherzavo. Mi ha detto, no, ma ti servirà dopo. E dopo è venuto presto, perché il Signore se l'è presa. E allora io lì ho cercato tra le sue cose, come capita, no? Quando manca una persona cara, ho trovato una fotografia insieme ad altri. Quindi la prima era una fotografia in posa, l'altra era una istantanea, però era bella, anche se insieme ad altri. Andando al fotografo, non riesce a tirarla fuori, lui non l'ha tirata fuori, e così ho due fotografie di mia mamma moderna. Quasi quasi mi piace di più quella lì perché non è in posa, no? Con due belle fotografie, ma qual è quella che mi sta più? A me sta più a cuore la prima perché l'ha pensata lei, l'ha voluta lei, l'ha fatta lei, venire fuori dalla sua mano, dal suo portafoglio, no? È una specie di reliquia, se vogliamo chiamarla così, ma c'è il cuore di mia mamma. L'altra mia carissima, di fatto sto ben attento, no? Ma se uno mi dicesse, guarda che uno, l'altra la devi sacrificare, allora certo, prendo questa, ma se questa qui andasse persa, l'altra sono ben contento di averla. Eppure c'è questo limite che tutte e due mi danno mia mamma, ma né l'una né l'altra è mia mamma. Era la singola, non so a quale delle due categorie si rifaccia, alla prima. Cioè ha toccato proprio il corpo di Gesù e venuta così. O alla seconda, ma mentre per mia mamma so che lei si è lasciata riprendere insieme a quel gruppo lì, se fosse vera la seconda continuerei a non sapere come è sorta la sindone. A buon conto però continuerebbe a dirmi le stesse cose che mi dicono i Vangeli a proposito di Gesù, era il discorso che facevamo la volta scorsa. Quindi da una parte mi accontento, anche perché non posso farlo a niente, no, mi accontento di questo e dall'altra parte continuerò sempre a desiderare di arrivare ad una risposta. Perché? E perché cuore e mente si completano in questa maniera. È giusto essere curiosi, ma non è giusto andare al di là di quello che il Signore mi concede. Grazie Cristo, mi siamo. Sono missionari che arriva dalla Colombia e vivo con poveri, esperienze, non sono con loro, però dove la necessità popolare è grande. E penso che la sindrome, e poi quando ho saputo arrivando dall'Africa, questo incontro sono venuto, anche perché mi richiamo. Gracias.
pare che sia un dono, che non siamo arrivati, se fossimo arrivati, è proprio questo che stiamo scuotendo dove è Gesù, c'è la vittima Gesù. Quindi quando io vi porterò questa immagine a Lia, a Torrevia del Calvo, insomma, dove c'è molta guerra, io questo è storicamente ciascuno sente se questa immagine ne parla, questa immagine non ti può sbagliare, è una vittima. Quindi questo ragazzo, padre Aldo, lo hanno ammazzato qualche giorno fa, è il conto di lui, dice Gesù, diciamo, è una è una ricerca opportuna per dirci che l'immagine di Cristo, il vero Cristo, croce Cristo, è la vita, e che soffre, e che uccide. Noi poi non abbiamo questa esperienza presente, però se no perdiamo un'opportunità portando l'immagine della sindrome e dire che non ci si può sbagliare, o sarà Gesù, o sarà un'altra persona, per voi ci stanno crucificando Gesù. Quindi l'immagine è la memoria di chi muore per il fratello, di chi muore per il sindrome. Questo adesso non entro perché è una bella testimonianza, chiaramente l'argomento è un argomento importante, ma è stato toccato già da Paolo VI, è stato toccato da Giovanni Paolo II, è stato uno degli argomenti di molti degli interventi del Cardinal Ballestrero durante l'ostensione del 78, vedere nel volto della sindone i fratelli sofferenti, i fratelli crocifissi. Certo, non vorrei si equivocasse, nel senso che nessuno vuole trovare Cristo nella sindone, non è questo il messaggio, cioè nel senso che sappiamo tutti benissimo che al di là della presenza nei fratelli eccetera, e questo è un tema che nella storia è stato trattato moltissimo, la presenza, se voglio trovare Cristo vado alla messa domenica, vado a pregare davanti al tabernacolo, vado al Santissimo, so che lì è Cristo. Io vorrei anche ricordare una cosa che pochi ricordano, ma che ne parliamo spesso con Don Giuseppe, sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, ma Giovanni Paolo II lo fece notare anche all'inizio della sua intervento, entrando in Duomo dove era esposta la sindone, prima si recò all'altare del Santissimo Sacramento e poi alla sindone, per dire che lì c'è la presenza, là c'è un segno che può o non può aiutare a seconda di... però quindi è verissimo, quindi la sindone non è Cristo, la sindone può essere un aiuto alla nostra povertà per arrivarci, ma attraverso la sindone giustamente può essere il modo non soltanto di questo, ma attraverso questo, attraverso il rimando a Cristo per arrivare ai fratelli che soffrono, a tutti quelli che vengono crocifissi in qualsiasi modo, fisico, spirituale, morale, ai nostri tempi come in tutti i tempi. Quindi certamente è anche questa una delle grandi potenzialità di questa immagine. Ancora una volta, come diceva Bruno, come diceva Giuseppe, veramente accompagnare l'immagine della sindone con la meditazione di Giovanni Paolo II è utilissimo e importantissimo. Uno dei punti che San Giovanni Paolo II tratta nella sua intervento davanti alla sindone è proprio: la sindone ci richiama ai martiri, ci richiama alla misericordia, insomma
tutta una serie di cose. Quindi grazie per il suggerimento che fa parte e arricchisce quello che è il messaggio della sindone. Volevo solo chiedere una cosa, perché noi siamo comunque radicati nel Monregalese e sappiamo che non abbiamo certamente fronte. Allora siamo nel Monregalese e ci sarebbe anche un altro motivo per cui avevamo pensato questo convegno sulla sindone, perché noi quest'anno molte di queste persone che sono presenti, che abbiamo visto anche a Villanova l'altra volta, fanno parte del gruppo dei volontari per l'arte della diocesi di Mondovino, e stiamo lavorando insieme a tutte le altre diocesi della nostra provincia e di tutta la regione a dei progetti di valorizzazione delle nostre opere d'arte. Quest'anno abbiamo aderito al richiamo che ci è stato fatto dalla consulta ecclesiastica di Torino e abbiamo concentrato il nostro anno di studio proprio sulla sindone in occasione dello scorso. Ma noi nella diocesi di Mondovino avevamo anche un motivo in più per pensare alla sindone. Adesso oltretutto, e anzi invito tutti, anche quelli che vorranno, da sabato prossimo abbiamo una mostra sulla sindone in santuario, proprio dal titolo Sindone al santuario, il tesoro della basilica, e avremo delle belle cose da far vedere in quella cappella che adesso noi tutti conosciamo come la cappella di San Benedetto, ma per quella cavalleria che esisteva nelle guerre di allora, dove si massacravano né più né meno come in tutte, però almeno c'era un aspetto per alcuni versi molto forte.
formale, no? Di, per cui prima di iniziare l'attacco finale, dopo mesi di cosò, il duca della Feuillade mandò dei messaggeri chiedendo al duca se voleva lui e la sua famiglia mettersi in salvo o con chi credeva, eccetera. Allora, ovviamente il duca non accettò e rimase un po' in città, un po' fuori per organizzare la difesa nell'attesa che arrivassero i rinforzi imperiali comandati da Eugenio di Savoia e Soissons. Mentre invece la famiglia si mosse e insieme alla famiglia portarono la Sindone, questo segno di legittimazione della dinastia che non volevano evidentemente cadesse in mano perché era irripetibile. E quindi il convoglio partì per la strada, appunto giunse a Chiarasco, a Mondovì, a Ceva, poi proseguì per Saliceto, poi scese verso Oneglia perché erano territori sabaudi, a Oneglia si imbarcò e arrivò a Genova, dove era stata offerta ospitalità alla famiglia, eccetera, dove restò fino alla fine dell'assedio. Poi ritornò indietro non proprio per la stessa strada, perché in realtà si voleva tornare a Oneglia, poi ci fu una tempesta e allora le navi dovettero entrare in Prada a Savona e quindi salì da Savona. In pratica aveva ripercorso quella che era la strada del sale, ben nota e ben conosciuta da tempo. Quindi sicuramente questa zona, come le altre, sono state percorse dalla Sindone. Io devo dire che sono un po' il responsabile quest'anno un progetto che coinvolge i percorsi della Sindone, che è stato fatto in collaborazione con Città e Cattedrali, che è quello vostro. Sono io che ho individuato i vari percorsi, compreso questo, il cosiddetto percorso del mare. Poi c'è il percorso di San Carlo, che è quello che ha fatto anche la Sindone al contrario, verso Milano, ma è importante per il senso della devozione e il significato che San Carlo ha avuto nella storia e nella promozione della Sindone. Poi c'è il percorso da Chambéry a Torino, che è quello che passa dal piccolo San Bernardo, scende per il Canavese, e poi i percorsi più antichi, che sono quelli attraverso la Valle di Susa. Tutte queste aree sono costellate effettivamente da affreschi e ricordi della Sindone. Allora, però facciamo attenzione che la presenza di un affresco sindonico non significa necessariamente che la Sindone sia passata di lì, perché allora a quel punto credo che non sarebbe quasi mai stata a Torino, perché sarebbe girovagata per... No, allora, certi sicuramente possono essere un segno di ricordi, di passaggi, ma il più sono testimonianza della devozione, di una devozione popolare molto diffusa, che fa sì che l'immagine della Sindone, sempre associata, quasi sempre associata comunque ad altre figure, in particolare la Vergine, per questo legame che è un legame poi medievale della partecipazione della Vergine ai dolori del figlio, con altri santi del armamentario, possiamo così dire, delle devozioni locali, quindi San Rocco, tutti i santi. Qui ce n'è una a Verzuolo, mi pare, dove c'è il Beato Ancina addirittura, e che prima era stato confuso con Francesco di Sales. Quindi voglio dire, sono segni che venivano anche, ci fu un'infuocata omelia nel primi del Seicento del famoso predicatore napoletano teatino Padre Pepe, che possiamo immaginare con quanta foga, che alla fine dell'omelia lanciò il grido che ogni casa e ogni bottega abbia il suo affresco della Sindone, e fu un delirio, nel senso che Torino pare che fosse piena, tutta la zona di Porta Palazzo del Balù pare fosse ricchissima. Però questi affreschi appunto erano o per devozione, magari erano punti di incontro e di ritrovo di luoghi dove si partiva verso il pellegrinaggio a Torino, oppure con un valore, con un parolone apotropaico, cioè di allontanare il male, e allora li troviamo sulle fiancate delle case, li troviamo sopra le porte delle case, proprio per fare da baluardo. Teniamo anche conto che, come
il San Sebastiano che c'è lì dietro. Ora, il San Sebastiano ovviamente non ha nulla a che fare con la peste, perché il San Rocco è quello che secondo la tradizione, però era invocato contro la peste perché tutte le ferite che voi vedete sopra richiamavano nella devozione alle segni manifesti della pestilenza, le piaghe. Così anche la sindone, tutti quei segni che si vedono sopra richiamavano questo, e quindi veniva anche invocata contro le pestilenze. Chambéry si diceva che prima della sua partenza fosse una città che era completamente immune dalla cosa persa. Allora, questo ovviamente fa parte di quella devozione popolare, che però è importante per capire il senso di una presenza. E ripeto, non c'è mai una grossa confusione, perché poi in realtà non c'è mai solo la sindone, ma ci sono anche dei santi, quindi ad indicare come sia comunque tutto un segno e non sia una presenza. Abbiamo addirittura, tra i più belli e i più significativi, delle immagini dove c'è la sindone con il Cristo che risorge sopra. Quindi a volte l'artista o la sensibilità popolare sono arrivati oltre quelle che sono state le... Quindi evidentemente la presenza di affreschi testimonia di una conoscenza, non sempre di una presenza. Non è un caso che i luoghi che sono arrivati più tardi sotto la dominazione sabauda, come per esempio il Casalese eccetera, non hanno di queste testimonianze. Allora, ringraziamo il relatore.